giornalista del TG1 e in una struttura storica, questo ospedale psichiatrico giudiziario il più antico d'Italia, in particolare in questa location, in questa sala che è dedicata a Virgilio, la sala Virgilio, che è una sala densa di storia e di significato. E infatti non a caso qui vengono celebrate le udienze davanti al magistrato di sorveglianza che decidono spesso il destino dei nostri ospiti, la riammissione in libertà, la revoca delle misure di sicurezza o anche a volte, anzi spessissimo, la proroga per problemi che poi magari dopo affronteremo durante il dibattito. Il libro è un libro bellissimo, io l'ho letto, è scorrevolissimo, molto denso di significati, molto suggestivo e che offre spunti a tantissime riflessioni, perché tocca un argomento che è in questo momento scottante, la chiusura degli OPG, il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che dovrebbe avvenire nell'aprile del 2014, secondo le ultime novità legislative, nell'aprile 2014 dovrebbe essere questa una proroga, l'unica proroga. Il dottor Nise mi ha confermato che dovrebbe essere l'unica proroga prevista, speriamo, insomma. Speriamo perché con la chiusura degli OPG veramente ci sarà una grossa rivoluzione nella nostra storia, una svolta epocale perché significa finalmente, insomma, significa ridare dignità alle persone che sono ospitate, per, insomma, usando un eufemismo, volendo usare proprio un eufemismo, in questa struttura già da diversi anni, ce ne sono alcuni che sono ospitati anche già da numerosi anni, anche per aver commesso dei reati lievissimi. Quindi ridare dignità a queste persone come a tutti i liberi cittadini. Iniziare questo percorso che già è iniziato, quindi proseguire questo percorso di inclusione sociale e di reinserimento nella società per queste persone che, come la nostra Adriana Panetteri ha scritto, ben scritto, in passato sono state spesso dimenticate dalle istituzioni e anche abbandonate dalle famiglie. Io voglio dare un ringraziamento a tutti gli operatori, voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli operatori penitenziari e operatori sanitari, che veramente stanno lavorando, si stanno impegnando tantissimo per perseguire questo fine, questo scopo. Quindi cercare di fare in modo che finalmente la pazzia non venga dimenticata. Grazie a tutti. Sì, voglio porto i saluti da parte del sindaco che non è più presente per sopraggiunti impegni. E un saluto ovviamente particolare anche alle autorità comunali qui presenti. Passo la parola al dirigente sanitario, dottor Leardo, grande amico, nonostante conflitti spesso costruttivi, però costruttivi. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, sono un pessimo oratore, quindi vi porgo i miei più cordiali ringraziamenti per la vostra presenza e sono onorato di ospitare la dottoressa Panetteri perché ci dà un po' di visibilità in senso positivo, visto che fino ad oggi abbiamo avuto tanti problemi. Stiamo attraversando un periodo che io ritengo sia un periodo in evoluzione, in positivo, in quanto stiamo mettendo in atto un po' tutte le strategie per le revisioni dei pazienti. Ne abbiamo un numero abbastanza basso rispetto a quello che erano le medie del passato. E beh, il libro, anche io l'ho letto con estremo interesse, a me è piaciuto anche forse perché tratta un po' meglio degli altri il nostro istituto, dottoressa Panetteri. E devo dire francamente però una cosa, che il titolo, La pazzia dimenticata, a me ha fatto ricordare, a qualche collega ho dato anche così una copia di un libro, di un quadro che ho visto in questo istituto, cioè come noi perdiamo la memoria di queste cose di cui stiamo parlando e di cui ogni tanto ciclicamente arrivano un po' gli stimoli. Sono delle cose che già li abbiamo vissute. Io ripeto, c'è un testo del 176 dopo Cristo, vi dico brevissimo poi mi sospendo, in cui Marco Aurelio è comodo,
due imperatori romani, scrivono a un loro pretore dicendogli: ma questo Patrizio che ha ucciso la madre, che si è fatto passare per folle, è folle veramente? Se è folle veramente, vediamo un pochettino di trattarlo bene e di curarlo. Se ha simulato, beh, dategli la giusta pena. E poi chiaramente parlava anche, questa è una cosa che mi ha colpito, dei custodi. I custodi sono responsabili di quello che ha commesso? E anche il problema della commissione dell'omicidio, della matricidio nella fattispecie, in effetti qual è la mancata, anche la mancata sorveglianza per chi ha commesso il fatto è dovuta, è stata un po' diciamo così millantata per avere un'attenuazione della pena e di tutto il resto, cioè entriamo una cosa del 167 avanti dopo Cristo, Marco Aurelio, e dico francamente che quando l'ho letto dico: beh, stiamo parlando delle stesse cose anche oggi. Il nostro ricoverato che ha commesso un reato è un ammalato, deve andare in carcere, insomma tutte le tematiche che poi affronteremo nel dibattito. Ok, vi ringrazio. Allora, buonasera a tutti, sono Federico Turi, sono un giornalista e il mio compito è moderare l'incontro di questo pomeriggio e chiedo ai relatori se possono accomodarsi qui alle sedie, io rimarrò in piedi, non è un problema, e quindi chiamerei allora il dottor Angelo Russo, funzionario giuridico pedagogico OPG di Aversa. La dottoressa Mirabella mi ha chiesto, Alessandra Mirabella, di rimanere al suo posto, lei è psichiatra, servizio salute mentale, penitenziaria e superamento PG ASL di Caserta. Poi c'è il dottor Giuseppe Nese, psichiatra, gruppo superamento PG Campania. Il professor Francesco Schiaffo, penalista dell'Università di Salerno. Il dottor Dario Stefano Dell'Aquila, associazione antigua di Campania. E Daniela Polese, la dottoressa Daniela Polese, psichiatra e psicoterapeuta. Prego, venite. Di chi? Si chiederebbe chiunque non siano addetto ai lavori, nel momento in cui dovesse cadere l'occhio su questo agile volumetto riposto nello scaffale di una libreria. Nessuno più dei presenti a questo incontro è difatti consapevole del fatto che in Italia ci sia un'emergenza sociale e sanitaria che si trascina da troppi anni senza che l'opinione pubblica, il cittadino, come va di moda da dire in questo periodo, ne abbia l'esatta percezione. Mi riferisco ovviamente all'emergenza che riguarda il sistema carcerario in generale e quello degli ospedali psichiatrici giudiziari in particolare. Adriana Pannitelli, con sensibilità e coraggio, si è occupata della complessa realtà che ruota intorno alla vicenda degli OPG italiani, contribuendo a riportare fuori dal cono d'ombra in cui sono stati inghiottiti i diritti civili e la dignità di una popolazione di circa 1000 persone. Tanti sono più o meno oggi gli internati nei 6 OPG italiani ancora attivi, a 35 anni dalla legge che ha ordinato la chiusura dei manicomi. Con rigore professionale, da cronista qual è, l'autrice ha varcato il muro che separa queste persone dallo stato di cui sono cittadini, restituendoci l'immagine cruda e insopportabile di una realtà che appare inspiegabilmente in tutto e per tutto dimenticata dallo Stato e dai loro concittadini. Queste persone, cancellate dalla memoria dell'opinione pubblica, sono i detenuti per aver violato la legge e diagnosticati incapaci di intendere e volere, ma insomma, responsabili di reati diversi e più o meno gravi che vanno dall'esibizionismo davanti a una scuola, alla rapina simulando la pistola con un dito, all'omicidio.
persone affette da patologie di diversa intensità che pertanto non vengono spedite in carcere ma in strutture di contenzione deputate sulla carta alla cura e all'assistenza. Perché dico sulla carta? Perché immergendosi nell'inchiesta dei Panitteri si ha la netta sensazione in certi momenti di un ritorno a orientamenti e situazioni preilluministiche, quando la malattia era concepita come un cedimento colpevole, una mancanza di controllo e del senso di responsabilità personale come un peccato da espiare per tutta la vita. Questo emerge dalle testimonianze raccolte dall'autrice parlando con alcuni degli internati, per i quali la possibilità di essere restituiti alla società come persone curate e tornate sane è un miraggio. La priorità per loro è sopravvivere. Su molti di loro la contenzione fino a se stessa prevale sulla cura. Il perché di questa situazione è certamente uno dei motivi del dibattito di questo pomeriggio. Prima ho detto che l'emergenza OPG può essere considerata facente parte di un'emergenza più generale che riguarda l'intero sistema carcerario nazionale. Mi soffermo brevemente su questo punto cercando di costruire un nesso. Citerei il caso di Erika Omar a Novi Ligure, quello della Franzoni a Cogne o dei coniugi pluriassassini di Erba, finiti in carcere e non in ospedale. Questi casi ci dicono che in Italia troppo spesso ancora prevale una logica punitiva estranea alla psichiatria. Le carceri funzionano da contenitori per ogni sorta di patologie mentali che in regime di inaudita violenza e perversione subiscono un aggravamento. Gli effetti sono devastanti sui singoli e sulla società. In Italia, padre, a Cesare Beccarica, che voleva la pena commisurata razionalmente al delitto e che era contro la tortura, si sta verificando qualcosa di analogo a quanto avviene negli Stati Uniti, dove, per fare un esempio, lo dice il Dipartimento di Giustizia USA, statunitense, 1.300.000 individui con malattie mentali sono incarcerati nelle prigioni. Di Stato e federale, a fronte di soli 70.000 individui assistiti negli ospedali psichiatrici. In pratica non c'è distinzione tra carcere e ospedale, anzi l'ospedale sembra proprio scomparire come la distinzione tra responsabilità penale e malattia. Corriamo questo rischio anche in Italia? Potrebbe essere già così. L'adesione critica a modelli diagnostici americani, l'abuso degli psicofarmaci, il ricorso all'elettroshock, scrive lo psichiatra Domenico Fagnoli per recensire il libro della Panitteri sul mio magazine Babylon Post, toglie credibilità alla psichiatria e favorisce l'affermazione del modello moralistico punitivo della malattia mentale. Dato che i medici appaiono incapaci di prevenire e curare le patologie psichiche, la gestione di queste ultime è demandata ai giudici e ai tribunali. La legge Orsini-Basaglia ha votato i manicomi di circa 100.000 degenti negli ultimi decenni, ma, dice Fagnoli, nello stesso lasso di tempo si sono riempite in modo inverosimile le carceri. Come c'è un'emergenza sociale e psichiatrica negli OPG, c'è dunque un'emergenza psichiatrica e sociale nelle regioni. Un altro esempio, secondo un'indagine epidemiologica dell'Agenzia Regionale di Sanità, nella sola Toscana i detenuti con disturbi psichiatrici sono 1.137 e corrisponde al 33,4% sul totale della popolazione carceraria in Toscana. Il carcere funziona come contenitore di patologie psichiche che non entrano nel circuito dei servizi psichiatrici. Con la chiusura dei manicomi, non sempre sono state create strutture alternative, pertanto molti soggetti sono rimasti senza controllo o rete di protezione e sono finiti nelle maglie della giustizia. Le prigioni sono gironi infernali, prendono il sopravvento l'idea di rovina e il vuoto affettivo, l'umiliazione e la marginazione. Le varie patologie divengono manifeste e si aggravano. I quadri psicopatologici si strutturano in forme croniche e difficilmente curabili. Il suicidio è un esito drammatico, la cui frequenza, anche oltre 20 volte la norma nei carceri, è in diretta relazione al sovraffollamento e agli abusi. Come far fronte a tale situazione? Il 31 marzo scorso, in virtù della legge Marino, era prevista la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, appunto abbiamo sentito dalla direttrice che la proroga rimanda il tutto ad aprile dell'anno prossimo. L'evento ha un forte significato, quantomeno simbolico, pur interessando solo tra virgolette 1.000 persone, su un totale di 66.000 e oltre detenuti italiani. Gli OPG sono stati e sono l'emblema della schizofrenia istituzionale. Individui affetti da vizio totale o parziale di mente e quindi non imputabili sono stati sottoposti al regime carcerario in condizioni integrali e immaginabili. È necessario che questa chiusura sia occasione non solo per proporre strutture di intervento alternative,
ma per un ripensamento del sistema carcerario e della psichiatria nel suo insieme. Come scrive Adriana Palmitteri, sintetizzando il pensiero di due psichiatre, Annelore Homberg, autrice della Privazione, e Maria Rosaria Bianchi, che qui ad Aversa ha lavorato per due anni da staccata, la malattia mentale non si risolve semplicemente buttando sui muri dei manicomi, ma in maniera più solida cercando di sapere cosa c'è dentro la psiche di chi si è ammalato. Ecco, a questo punto ecco, io passerei la parola al dottor Russo, e chiedendo poi a tutti i relatori, vorremmo fare così un primo giro, interventi brevi, dopodiché diciamo trarre le conclusioni in una seconda tornata. Chiedo scusa a tutti e anche a Daniela. No, scusate, io veramente voglio dire solo due cose, perché siccome questo è un po' il secondo giro, insomma, con alcuni dei relatori che abbiamo oggi qui ci siamo già visti a Napoli e ci eravamo ripromessi insomma di fare un po' un secondo giro di approfondimento, quindi io in realtà voglio dire pochissime cose e poi magari se possibile intervenire alla fine. E chiedo a tutti i relatori se mi posso permettere insomma, di fare in modo che questo sia un dibattito, quindi un passo in più rispetto anche alle cose che ci eravamo detti a Napoli, anche se qui insomma ci sono persone nuove, altre persone rispetto a quell'incontro. Io la cosa che mi interessa è questa, cioè ho sentito parole insomma, di apprezzamento e di stima per il mio lavoro e quindi mi sono estremamente grata. Mi ha molto colpito anche quello che ha detto il dottor Biagio, no? Quando diceva no perché ha parlato quasi bene di noi, insomma, per cui cioè, mi ha un po' colpito perché no, lo dico insomma, con gratitudine perché cioè, è quasi simpatica, no? Questa cosa per me, che comunque sono entrata negli ospedali psichiatrici giudiziari un po' in punta di piedi, credo, e un po' anche dovendo vincere all'inizio qualche resistenza, qualcosa del mio lavoro che poi i temi magari li approfondiranno gli esperti, dovendo comunque vincere qualche resistenza per esempio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che forse dopo il lavoro della commissione d'inchiesta presieduta dal senatore Marino, comunque anche i direttori insomma, degli OPG avevano un po' timore che questo fosse un nuovo tentativo, un nuovo reportage per dire tutto il male possibile degli ospedali psichiatrici giudiziari, forse perché in effetti la Commissione Marino ha avuto un grande merito, questo dobbiamo riconoscerlo, cioè quello di sollevare un po' il coperchio su una pentola nazionale di ebollizione che però si bolliva da tanto tempo e poi ci eravamo un po' dimenticati che esistessero gli ospedali psichiatrici giudiziari. Quindi comunque al senatore Marino, con alcune sfumature, con alcuni accenti critici che nemmeno io gli ho risparmiato, insomma, nonostante la nostra amicizia, nonostante il fatto che lui sia anche intervenuto in questo lavoro con un suo scritto, quindi il senatore Marino va riconosciuto, secondo me, il merito di questa nuova attenzione, di questa risolvente attenzione su un problema che era rimasto appunto dimenticato. E nel mio viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari però mi sono resa conto, come dicevo anche nelle interviste poco fa, che forse la realtà non è tutta bianca, non è tutta nera e che ci sono forse alcune sfumature che la stessa Commissione Marino non aveva colto, non aveva secondo me voluto magari cogliere o non ha avuto il tempo di cogliere. Quindi mi ritengo un po' presuntuosa nel dire, questo insomma ve lo direte anche voi, che forse c'era bisogno di una lettura di questo problema che fosse, non voglio dire un po' meno ideologica, ma che fosse un pochino forse più vicina anche alla realtà delle persone che lavorano all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari e che in questi anni, mi è stato così detto, hanno lavorato appunto con pochi mezzi, con poche risorse e nella necessità però intanto di farsi carico di pazienti difficili come sono appunto quelli che vengono ricoverati all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari o di persone che all'interno di queste strutture non dovrebbero nemmeno esserci, non dovrebbero nemmeno entrare, ma che per un cortocircuito del sistema giudiziario e della carenza appunto di comunità nel territorio si sono comunque ritrovate ad essere abitanti di queste strutture.
Allora io vorrei soltanto questo, ho trovato, e questo non lo dico per ringraziare il dottor Diago che già mi ha riconosciuto, insomma, che ho parlato tra virgolette, insomma, bene dell'ospedale psichiatrico di Polizia di Violenza, cioè io ho trovato comunque persone all'interno di queste strutture che hanno cercato di fare il loro lavoro come meglio potevano, in un panorama italiano molto complicato, sia appunto per la volontà di mezze strutture e anche per l'insoluta questione della punibilità e non punibilità all'interno del nostro sistema giuridico, ma anche per l'assenza di forse anche di supporti psichiatrici forti all'interno di queste strutture. Sono ben d'accordo che se ci sono 5 psichiatri per 300 pazienti forse non si può affrontare la malattia mentale e forse non si può affrontare se non si coglie anche il nodo della formazione del personale che deve lavorare all'interno di queste strutture. La grande questione che secondo me resta aperta, ma poi ne parleremo dopo, è che cosa accadrà, visto che questa legge c'è, è stata approvata, come ha detto qualcuno, attraverso un blitz, perché era un decreto legge, non una legge. Appunto questa legge c'è, dobbiamo quindi sfruttarla al meglio e cogliere l'occasione, perché una data, un termine c'è stato, questo termine è prorogato, quindi a questo punto credo che il problema reale sia lavorare, cioè interloquire con tutte le persone che si occupano della materia e capire come queste persone che verranno destinate al territorio, cioè dove stanno, diciamo, meglio, e come invece le altre persone, quelle che sono in una condizione psichica più seria, verranno poi accolte all'interno delle strutture alternative che non devono ospitare più di 20 persone, quindi quale sarà la sorte reale di queste persone, quale approccio terapeutico ci sarà per chi appunto abbandonerà cura sicuramente non belle, non rose di questi istituti, ma che ha bisogno secondo me di cura e non soltanto di luoghi alternativi che vale appunto andare poi a risiedere. Parleremo sempre dopo con tutti i problemi che ci sono per quanto riguarda la vigilanza, ma per quanto riguarda proprio l'approccio terapeutico globale alla malattia, e per questo che sono dato al libro il titolo La malattia dimenticata, perché appunto è il rischio del sicuro del dolore. Io direi che passo la parola al relatore. Non usando la passata,
tempo è soggetto a mutamento. La staticità, abbiamo assistito fino ad oggi a una quantità notevole di staticità in tutti i sensi. La staticità paradossalmente è soggetta a un grande regolamento. Non possiede la qualità della inossidabilità, paradossalmente, la staticità. La possiede il cambiamento. Il cambiamento possiede la voglia di cambiare, la forza degli uomini a cambiare le cose, la volontà consapevole di trasformare in realtà il punto di male. Quella forza possiede la qualità della inossidabilità. Noi siamo dalla parte della riforma, del peso. Come tutte le riforme presenta i suoi rischi, è stata già provata una volta, è stato detto prima, al primo aprile, domando 2014, saremo un po' di sempre, mi rispondo da solo. Certe volte da noi le cose vero sì che si muovono, da zero all'infinito, si avverte il movimento. Vero è che purtroppo accade nei casi imprevisti l'esatto contrario. Può darsi pure che le cose si muovono dall'infinito allo zero. È un'ipotesi, uno scenario insomma deprecabile, sul quale veramente invochiamo il nostro no. L'intima realtà degli OPC, realtà intima perché non può essere superata subito. Da vicino può fare un libro, intervista di operatori, ma non svela la realtà degli OPC, non la svela del tutto. Essendo una realtà intima e di difficile decifrazione, quella degli OPG, ma anche degli operatori che ci lavorano, è una realtà che include ogni nostro onesto sforzo rivolto a localizzarla in qualche luogo certamente definibile. L'OPG di Avessa è collocato in un punto, ma domani può darsi che sia in un altro punto, come già sta accadendo. Quale anche per gli altri OPG. Io direi che un'analisi per quanto completa dei fatti che possono essere accaduti e che accadono in un OPG può rendere un po' più idea della incredibile complessità insomma, di questi posti. Incredibile complessità per chi non ci lavora, non può dirlo fino a quando. In prima complessità del lavoro che devono, sono chiamati a svolgere gli operatori, questa visione c'è molto operatori, per quanto è grande la mole di lavoro, ma direi per quanto è complessa. Si tratta di realtà umana. Se la mia prima impressione che ho letto con una certa velocità, ma è stato un fatto istintivo, ma sono provato a fare il contrario, ma questo all'inizio, poi sono andato abbastanza veloce, senza per questo rischiare di essere magari superficiale. Dicevamo che il libro appartiene a quella categoria di pensieri che vanno proprio stigmatizzati. Messi, si dice proprio sul bianco, no? La pazzia dimenticata si avvicina probabilmente alla malato di mente, come il medico al paziente.
Il libro ti pone davanti, o meglio vicino, forse l'osservatore del mio verso, ti pone vicino alla realtà contestuale. Ma quest'ultima resta difficile da svelare fino in fondo. Gli OPG infatti ancora oggi contengono nella loro notevole trasparenza ben riprodotta dagli esiti della Commissione parlamentare d'inchiesta un loro segreto, una chiave di lettura. A mio avviso la chiave aurea di lettura si chiama oggi prevenzione, ieri come oggi prevenzione, perché vedete l'OPG non può prevenire. Chi ci arriva nell'OPG? È stato detto bene prima. La persona che comunque nella società difficilmente può ancora permanere vergine intatto, mi permetterei di dire. L'OPG non riesce a prevenire, non è il luogo. In un tempo anteriore questo poteva essere fatto, forse, con più attenzione. L'OPC quindi sotto questo aspetto manifesta una forte idea di limite. Questa forte idea di limite ha dato un impulso a critiche, lo sappiamo, impietose, ma ha dato un impulso ad altrettante forti, forti istanze della società, raccolte dal legislatore. A produrre un cambiamento, a rendere più funzionali le cure. Gli OPG sono una cosa strana, ce la voglio dire. Gli OPG li possiamo paragonare, non so un quadrato, dei cerchi privi della loro circonferenza, o se volete a un diametro privo della giusta misura. Direi che è fatto di raggi che partono dal centro, toccano la circonferenza. Costruisco questa metafora perché è quella che forse rende l'idea nella mia mente, ma vanno oltre la circonferenza, proseguono. Sono stati definiti la parata, la versa, la parata del letto che è stato definito un lager, la versa, non so quale giornale, lager. Io però in questo momento non mi sembra affatto di stare parlando da un lager, qui ci stanno delle persone molto attente, penso anche fuori di qui, ma qui siamo noi che aiutiamo le persone fuori a essere più attente, ma sono questi momenti di incontro che espandendosi creano un cerchio sempre dalla pietra che puntiamo nell'acqua, un cerchio che tende via più ad allargarsi. Il libro per come l'ho vissuto attraverso una lettura veloce e profonda non cerca rifugio nelle interpretazioni del pensiero intellettuale. Al contrario, porge lo sguardo all'interno degli OPG, perché vengono sentiti intervistati le persone sono le persone che patiscono un pochettino l'internamento, cioè gli stessi, e le persone sono gli operatori, sono gli psichiatri. Qualche volta qualche funzionario pedagogico è stato sentito. Gli operatori sono le persone che tendenzialmente assorbono tutto attraverso la pelle, e pare che gli operatori sono le persone che imparano sulla loro pelle.
ti ascolto e è un momento. Il sistema OPC ancora sopravvive, si tratta di una sopravvivenza, abbiamo detto, vorremmo che fosse una sopravvivenza. Qui ad Aressa, su 3 anni e mezzo che c'è lavoro, non vede la cosa statica, molto è cambiato, in meglio devo dire. L'OPG è un sistema in azione, è qualcosa che tende, già tende al superamento, al suo stesso superamento. Sono operatori sensibili, operatori non sensibili, operatori meno sensibili, operatori sensibili come la pietra. Sono molte categorie cose di persona. Gli operatori più sensibili forse hanno permesso il clima che è oggi possibile comunicare, cioè non parlare, comunicare. Sì, ho finito. Volevo solo dire questo, che si respira un clima nuovo, e a partire da questa sala. Adesso passo la parola a dottoressa Mirabella. Non c'è attesa. Vorrei utilizzare la mia breve esperienza di un anno qui come psichiatra che viene da un servizio di salute mentale, quindi territoriale, di tutt'altro tipo rispetto a un luogo chiuso, quindi con una gestione del paziente sul territorio, con tutto quello che il territorio offre come stimoli, come aperture, come possibilità, e quindi con desiderio di portare questo stesso approccio al paziente anche qui. Chiaramente non bisogna essere secondo me ciechi rispetto alle differenze, bisogna notarle se ce ne sono, solo per approcciare al meglio poi al paziente e fare il meglio nel nostro lavoro. Credo che io, giusto due suggestioni che poi mi venivano anche un po' a maggior ragione suggestionate, scusate la ripetizione del libro, la lettura del libro, sostanzialmente che le patologie all'interno, i pazienti che si selezionano, perché c'è una selezione di pazienti che arrivano all'OPG è data da vari elementi, sicuramente la gravità della patologia e la gravità dell'aver superato un limite che poi ha portato alla commissione del reato, che può essere più o meno grave, ma è comunque in qualche modo nella percezione della persona e nei sentimenti che egli poi sviluppa il qualcosa che va affrontato in una terapia poi. È un elemento da tenere presente, ed è un elemento da tenere presente nel trattamento della puzia, ma mi sembra il minimo, ma soprattutto nel trattamento di lungo periodo, cioè bisogna affrontare insieme al paziente, ma questo sono gli operatori tutti, i sentimenti che egli poi sviluppa in relazione a ciò, in relazione alla patologia, in relazione a quello a cui la patologia l'ha portato. E poi, cosa direi forse ancora più importante, il tempo della cura. Non è il tempo della detenzione, questo è un altro elemento sul quale si vede il doppio binario che in certi termini c'è qui, ed è difficile approcciare alla terapia sapendo che c'è un altro tempo che per la percezione del paziente e per l'emozione del paziente diventa prioritario, quindi diventa poi difficile far sì che non si sviluppino sentimenti che prescindono anche dalla patologia stessa, ma che invece hanno a che fare con il tempo della rabbia, della frustrazione, della rassegnazione, che poi può portare alla, in qualche modo, riduzione dell'aspettativa di cura. Questi sono elementi con i quali si deve fare i conti, io credo, gli operatori tutti, e che emergono chiaramente nel libro, nei racconti dei pazienti che sono stati incontrati e nel racconto degli operatori, perché in qualche modo poi quello che poi c'è di propositivo e di desiderabile nell'approcciare a questi pazienti oggi che sono qui e domani che non saranno qui, e che in qualche modo speriamo di continuare a seguirli con lo stesso entusiasmo, è
considerare di portare nella relazione col paziente una carica vitale che consenta di ridurre al minimo il danno che il percorso di vita dato dalla patologia, ma dall'excursus, può generare. E questo si vede nel racconto dell'infermiere che porta la lasagna, si vede nel racconto della gente che cerca in tutti i modi di arginare l'aggressività del paziente, e ha a che fare tutto con il desiderio di prendersi cura, che è un desiderio che può essere svolto da ogni operatore in un modo differente e che credo venga svolto dagli operatori in un modo differente, possibilmente considerando allo stesso tempo essendo ciechi rispetto ai limiti che un sistema che priva della libertà chiaramente dà, nel senso che in qualche modo limita nelle possibilità. Mi fermo qui. Grazie. Adesso chiedo la parola al dottor Chiesa, se può intervenire. Io la ricordo un mese fa molto critico con il collegio Marino, non so se ne ha fatto un po' di idea. Sì, bisogna cambiare idea. Vabbè, ma no, mantengo la parte. C'è da essere, vabbè, dico due cose, visto che mi ha chiesto di ritornare su questo argomento, ecco, non sono soltanto più critico sulla legge, cioè sulla conversione in legge del decreto svuota carceri, di cui quella che si chiama legge Marino è un articolo 3, comma 3. Per te, per pezzettino, così non ben altre cose. Ma sono critico sul decreto 25 marzo, 26 marzo, visto al 28 marzo, si è visto, cioè, si sapeva che era firmato, poi è comparso con una data. E alla fine, come dire, critico di questo, non sono più critico di nulla, prendo atto che c'è un percorso normativo che non riesce, questo forse qualcun altro ci può dire, ci può confermare, ci può insegnare, forse abbiamo fatto, io ho fatto gli sbagli e altri a avere aspettative in questo paese che produce o grandi normative che non vengono attuate dalle istituzioni, dalle amministrazioni, o normative assolutamente inadeguate, che quelle invece si vengono invece ostinatamente attuate. Quindi su questo faccio un esempio, c'è un livello, io ho fatto qualche considerazione in quel libro in qualche modo legata al fatto che era costante l'esperienza che Goliardo prima parlava di Aversa, questo posto, questo lager, e devo dire che a me, così come a tanti, ha dato fastidio che arrivasse qualcuno qui e ritenesse non che questo fosse un posto indegno, che fossimo indegni noi come persone che stando qui avevamo bisogno che venisse qualcuno da fuori a dirci che questo posto andava superato. Ma qui credo che le persone che stanno qui tutte hanno, ma da tempo lontano, lavorato, tutte che stanno qui, che non stanno qui e quant'altro, hanno fatto di tutto e di più e continueranno a fare di tutto e di più. La differenza è che in questo momento c'era, ecco perché l'aspettativa non aspettava norma, c'era una bella norma. Questo mi fa venire in mente la 180, anche la legatura del PCM, una bella norma, ben fatta, attenta e quant'altro. Beh, era più semplice, bastava attuarla. Purtroppo, bastava attuarla ora, bisogna attuarla ancora ora, e le leggi che sono intervenute dopo hanno assolutamente deviato la rotta di questo percorso. Direi, credo che chi si occupa di leggi abbrividisce a vedere una norma che dice che si chiudono, scritto così, si chiudono gli OPG. Beh, io metto quella cosa, si chiudono gli OPG, dobbiamo stare attenti a quella data, lo dico a Elisabetta, a chi lavora qui, che costantemente rischia di rimanere detto chiuso, si chiudono gli OPG. Che significa? Cioè, l'allegato C era da Treccani dei miei tempi, nello specifico rispetto alla norma si chiudono gli OPG. Uno, due. Quando il primo aprile 2014, forse davvero un pesce d'aprile, perché messo in questi termini, ma la cosa preoccupante è che, così come il gioco politico, no, che poi molti di noi hanno seguito intorno a questa vicenda
umanamente, professionalmente, pesante, difficile, c'è stato, c'è tuttora. Nessuna regione che ha pur sollecitato la proroga del termine del 1 febbraio 2013, del 31 marzo 2013 e quant'altro, per mesi, per quasi un anno, di fronte al percorso parlamentare, e ora credo sia stato soltanto al Senato, c'è stato il parere positivo alla conversione di questo decreto, che è un decreto legge, di 60 giorni, di essere un decreto legge, beh, nessuna regione, pur consapevole, pur avendo formalizzato che quello che chiede l'articolo 3 non si può fare se non in 2-3 anni e quant'altro, di fronte a questa nuova scadenza, già in partenza inadeguata, ha ritenuto opportuno muovere la minima obiezione. No, quello va bene. Allora, quando prima Elisabetta Barbieri diceva, dottoressa ha detto che questo si rispetta, ovviamente. La mia sensazione chiara per quello che sta succedendo è che questa volta nessuno, come dire, l'interesse o il significato politico di questa vicenda per me è, non si chiama, è una strumentalizzazione indegna. L'interesse politico è ormai talmente diffuso che è molto più vicino a noi di come poteva esserlo un anno fa. Quindi si rispetterà quello che succede, che richiede un'attenzione particolare, sarà la seconda considerazione che faccio, e su quello che si fa dopo, perché non è soltanto la questione dei mini OPG o queste cose qua che erano quelli di un anno fa, comunque c'è altro perché c'è una situazione nella quale tutti saranno obbligati a creare soluzioni altro che mini OPG, vanno a creare qualche cosa. Dovranno creare quello che io ho sentito dire il 7 febbraio a livello nazionale e istituzionale, noi abbiamo fatto tutto ora, perché voi non potete liberare qualche posto in giro, in qualche residenza e sistemate queste persone. Ecco, quello che in quel momento ha provocato rabbia da parte delle regioni, beh, in questo momento è diventato un'opzione percorribile, perché oltre a quella data non si andrà. Detto questo, ho una difficoltà, e devo dire che sia immediato, mi riferisco agli ultimi percorso dall'ingresso fin qui, comunque a vedere che ci sono tantissime persone coinvolte, in totale buona fede, che comunque mantengono, propongono ostacoli, impossibilità tecniche, normative e quant'altro, e le fondano su affermazioni molto spesso quantitative. Allora, cioè molti di voi mi conoscono, sanno che poi io vengo da una formazione che potrebbe, come dire, poco aveva a che fare con i numeri e quant'altro, ma quando poi bisogna farti conto, puoi avere tutta la formazione che vuoi di ogni tipo, devi imparare l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, almeno l'addizione e la sottrazione, va, diventa tutto, lo devi saper fare. Qui si sta ancora parlando di una condizione di persone sicuramente associata a bisogni sanitari ma anche più complessi e quant'altro, di cui non si sa nulla, non si sa niente. Vengo i brividi quando sento parlare dei serial killer, delle persone pericolose, ho detto fatemi riconoscere. Vi faccio un esempio, io accetto che qui ci possa essere una persona che viene ritenuta così, ma lei lo ricorderà perfettamente come abbiamo approcciato questo. Faccio un esempio banale. Allora, questo è un posto dove ogni altra istituzione non è diverso dal manicomio, non è diverso dagli altri figli e quant'altro. Se si fa il giro dell'esterno delle finestre delle medicherie, il rifiuto più diffuso, piccolo, forse relativamente più diffuso, è il farmaco, farmaci che si buttano. Cioè, qui chiunque voglia, o meglio, sia nella condizione, perché quando qui si lavorava con 300 persone e con un investimento che era quello della giustizia negli ultimi anni per attività sanitarie, per il personale di 750.000 euro, quando ora questa azienda sanitaria ne spende almeno 4 e non ci siamo ancora. Beh, è ovvio che non era pensabile, ti potevi preoccupare di
forse andava una carta di farmaci e li utilizzati. Quindi quando oggi si dice un paziente, e qui siamo uno su 150, che è uno che per tutta la regione Campania è esattamente quella persona pericolosissima oggettivamente, strutturata come tale, psicopatica e non trattabile, eccetera, eccetera, e poi non ci si è neanche potuti chiedere se quella terapia che risulta faccia la fa davvero oppure non la fa, per non andare oltre, perché siamo andati oltre, non ci si è potuto chiedere rispetto alla persona che va in licenza di un esperimento, poi torna a casa e ne abbiamo vista una che da 3 anni va ogni anno in licenza finale esperimenti, ogni anno torna a casa e torna sempre a casa perché si allontana da quel luogo, perché guarda a casa sua, e non ci si è riusciti a fare in modo che il progetto di quella persona prevedesse in maniera adeguata che l'obiettivo fosse il rapporto con i suoi familiari. Di che stiamo parlando? Quindi mi colpisce che una persona che anni fa si occupava della regione Lombardia, non un medico, uno che è stato catapultato nel mondo PG come rappresentante della regione Lombardia, che voleva scappare, dopo un mese, ha detto: ma che stanno dicendo? Ma forse a Castiglione il 5% delle persone per me sono pericolose, cioè mi danno questa percezione di pericolosità. Quindi detto questo, io direi che invece questo è il momento di andare a intercettare i problemi che vengono posti con un'attenzione verso quello che si sta facendo, in alcuni luoghi si è già fatto e che sarà in futuro, cioè la modalità organizzativa futura con cui le misure di sicurezza saranno gestite in Italia. Perché vi racconto soltanto questa cosa, qua bisogna avere a che fare con chi dispone le misure di sicurezza, e averci a che fare non in termini di responsabilità di competenza, mi riferisco alla magistratura fondamentalmente, ma in termini di conoscenza, di cultura che è nostra e che è la base che ci consente di pensare in questo modo rispetto alle persone che sono qui e che escludo nel mio caso, ecco, che possa realizzarsi alcunché di quello che si può tranquillamente, si deve realizzare in un centro di salute mentale, perché un centro di salute mentale non potrebbe mai operare, non dico con 150 persone, e tantomeno con 300, ma neanche con 50 persone messe in intensiva in un posto. Ne conosco uno da Trieste a Marzamemi, che possa ritenere di lavorare con 50 persone messe tutte quante insieme lì. Quindi qui c'è una questione che personalmente mi ha portato, l'ho risolta subito. Quindi bisogna uscire, bisogna superarlo, bisogna far uscire le persone che vadano in qualunque luogo, dove ci sono sicuramente i problemi, i rischi di istituzionalizzazione che noi conosciamo bene, ma dove sono gestiti, dove volendo si può fare qualcosa. Qui è possibile. Chiudo dicendo che anni fa, una volta in questo lavoro devastante che facevamo prima della riforma, mandammo un fax, lo mandammo qua, era la giustizia, per chiedere l'autorizzazione a far uscire un nostro paziente e quant'altro. Dopo qualche giorno venni qua, parlai con il direttore, ma il fax, ma quando è andato? Settimana? 2 o 3 settimane. Per quale percorso? Dal fax alla direzione. Ora, attenzione, tutto questo io lo intendo comunque e ne sono convinto di questo, in totale buona fede. In luoghi come questo si arriva a far passare, è assolutamente inevitabile, allora che il fax dal piano terra fino al primo piano mi impiegasse forse 2 settimane per arrivare. E qui, quindi, altre persone, altro spirito, altri contesti, che si possa pensare che c'è una persona qui dentro, assolutamente irrecuperabile, non pensare insieme infinito di altre cose che invece in altri contesti siamo non pensabili. Assolutamente. Grazie, professor Schiaffo, se lei vuole aggiungere. Mi permetto questa intromissione perché andando a rappresentare il libro ci sono una serie di spazi.
spunti e di suggestioni che forse sono ancora più, no, più interessanti del libro. Allora, a Barcellona Pozzo di Gotto, dove abbiamo presentato il libro, è nato un grande dibattito sulla questione delle strutture, perché c'era chi diceva non si possono dare le strutture ai privati, sì, si possono dare le strutture in convenzione. Allora, mi chiarisci, visto che insomma, sei re della materia, perché questo mi interessa, perché c'è stata tutta una polemica, insomma, su questo tema. Il decreto ultimo, quello che proroga il 2014, cosa dice specificamente su questo? Beh, allora, non è quello, sono aree che decreto riguarda. Allora, io racconto una cosa che è successa in questa regione. Di fronte all'obbligo di fare queste strutture entro il 31 marzo 2013, e poi il direttore all'epoca era 2013, qualcuno ebbe l'idea di dire: beh, io non ce la faccio, è oggettivo, mi convenziono con una struttura privata. Questo atto ufficiale pesante ha avuto una risposta da chi era il destinatario, dicendo: non hai ottemperato a quello che ho disposto, ti invito a modificarlo e rettificarlo. Allora, quel decreto, anche se come dire, non lo vieta esplicitamente, e questo è uno dei pochi vantaggi di questo corso delle strutture e quant'altro, di fatto lo rende impossibile, perché se c'è un servizio pubblico che ha dei soldi pubblici per fare delle strutture residenziali, che ha dei soldi pubblici per assumere il personale per queste strutture residenziali, beh, credo che sia molto difficile che possa motivare come possa rifiutare questi soldi e spendere dei soldi per pagare un altro. Non può farlo in questo modo. Il decreto, come dire, c'è stato un tentativo nella costruzione del decreto, giocando un po' a livello interregionale sul fatto che il convenzionato in realtà è in qualche modo pubblico, però molti si sono opposti, non per questo motivo, come dire, finemente di natura giuridico-sanitaria, ma perché si conosce che come oggi, dopo la chiusura del manicomio, ma il manicomio è un'area, poi ci sono altre aree di esclusione molto più vaste, molto meno indagate, che riguardano portatori di bisogni non di salute mentale, ma di alto tipo, ma un numero impressionante che non si conosce, un po' come quello dei cittadini dei paesi terzi non regolari in Italia, si stima, si sa che questa popolazione si sposa bene con l'interesse del privato, perché è una popolazione che richiede poco nulla e dà in compenso tanto. Quindi il problema lì era questo. Il decreto non ci entra, ad esempio un altro passaggio che abbiamo detto, così come non entra nella questione si applica o non si applica l'ordinamento penitenziario in queste strutture e quant'altro, no? Noi ci abbiamo lavorato, abbiamo concluso sempre, e l'articolo che non si poteva esplicitare qualche cosa, dà forza a un altro punto. Il decreto dice però che la gestione interna di queste strutture è esclusivamente sanitaria, che in realtà è un po' il discorso dei soldi pubblici per fare strutture pubbliche e per fare assumere personale pubblico, che beh, tu non scrivi che è vietato dare soldi al privato, non si può fare una cosa del genere, però nel momento in cui dici detto la gestione è esclusivamente sanitaria, che significa qualcosa di abbastanza conseguenziale. Poi dopo, dicevo, qui nel passaggio dall'ingresso alla sopra, abbiamo affrontato quello che c'è un rapporto ormai diffuso che va su temi molto più caldi, no? Con gli operatori, molto spesso con chi più vive. E qualcuno dice: ma come si fa, voi dovrete gestire dentro a queste strutture persone che in questo momento hanno 41 bis e sono prosciolti e internati definitivi, articolo 222. Intanto io ho detto: qui non c'è nessuno, se c'è lo fate vedere, perché ho esperienza diffusissima di come delle informazioni si compongono
con tutti i pezzetti in realtà, forse c'è un 41 bis in un posto, quello vicino al 222 c'è qualcuno che mette insieme e diventa, non lo so, ma rimane sempre il fatto che al di là di questo che è scherzoso, lo sto dicendo ora, beh, questo è una problema serio, perché come si fa a applicare un 41 bis, io ipotizzo che sia stato fatto, no? Ma come si fa, chi è quel magistrato e con quale costruzione logica di una sentenza ha applicato il 41 bis a una persona che non può stare in giudizio, è stata prosciolta, non è imputabile, cioè se l'ha fatto mi interesserebbe molto vedere perché delle due una, secondo me può essere molto più probabile che come invece qualcuno mi pone questo, ci sono tantissime persone che invece sono da 41 bis o tra virgolette sono delinquenti, come si dice qui dentro, e anche il 222, però quando si parla di queste cose, io che sono psichiatra, ritorno alle aspettative rispetto ad altre funzioni che non sono mie, competenze che non sono mie, rispetto alle quali però mi devo porre, cosa significa e devo stabilire un lavoro aggiuntivo con chi fa questo, e allora dire guarda, il 222 non è possibile, allora non ce l'ha. Poi va in carcere, vediamo se ha un reato, perché gli è dato 41 bis e poi dirà quello, finisce lì. Quindi questo è un po' quello che succede. Quindi in questo momento c'è un'attenzione che va posta, l'ottica di evitare non i mini OTG ma ben altro, delle cose apparentemente decenti che poi diventano cultura. Questa è un'occasione notevole per entrare in una questione che poi se starà la base per una riforma del codice penale, questa non è certamente una cosa che compete a noi, ma se noi riusciremo in questo anno a evidenziare dei nomi così critici, io con questo me lo vado a cercare, 222 o 41 bis, voglio vedere davvero se c'è, perché se c'è ne faccio un caso come un po' quello di 111, cioè, poi mi fermo qui, 111, ordinamento penitenziario, altri civici e quant'altro, ma non è una cosa che 4 anni fa si conosceva, non si conosceva, c'era e non si conosceva, l'abbiamo vista, abbiamo trattato e detto ma com'è? Questo allora non è un prosciolto, non è neanche socialmente pericoloso, siamo stati noi sanitari che abbiamo preso in mano un codice penale e abbiamo visto che il libro delle misure di sicurezza va con i numeri, cioè il 111 è alto, il 148. 148 non è una misura di sicurezza. Allora, che poi passi che, ritorno sempre al discorso di prima, che no, siccome quello è l'ordine di ricovero in OPG, e l'OPG è una misura di sicurezza, quella non è una misura di sicurezza. Non lo dico io, no, okay, non è un pacifico. Pacifico per me soltanto il nome di Antonio Albanese è un film molto bello, cioè qui purtroppo non c'è niente di pacifico, cioè, esatto, ma mi è più simpatico Antonio Albanese, mi fa più ridere perché purtroppo non è niente pacifico qui, questo è il problema, di pacifico non c'è assolutamente nulla, dal fax di anni fa al codice penale, all'ordinamento penitenziario, alle regole, alla gestione dei dati e quello che succede in questo posto non succede in quello a fianco, sono tutti i problemi che dobbiamo affrontare. Io però complessivamente ho trovato un senso in questo d'attararsi in mille questioni che apparentemente sembrano un luogo io e basta, è quello che posso può vedere chiunque quando, ma quante persone ci sono oggi? 150, e ieri 152, e un mese fa e nei primi due anni, beh allora significa che tutto questo sta andando in una direzione, è costante, questo po'. Francesco, a me dispiace perché volevo non parlare e dare la parola diretta a qualcun altro perché veniamo da una chiacchierata intima, scusate. A qualcun altro? Ok, questa eco è inquietante. Ma c'è qualcosa di altre cose questa eco. Perché l'eco significa vuoto, il vuoto significa ordine, l'ordine significa mancanza di un elemento della realtà inevitabile che è l'eccentricità, il disordine. Allora, questa volta sono venuto più preparato dell'altra volta, perché ho il tempo di vederlo lì. Abbiamo dato un secondo giro. Grazie. Chi non si è preparato rischia.
pezzo. Ero preparato giustificato, scherzo. E quello che ho apprezzato nel libro è un metodo, sostanzialmente, che è un metodo di microfisica, cioè questo ricostruire un'istituzione attraverso la vita e l'esperienza degli internati. Cioè, ho capito che in ogni ho un paragrafo per ogni OPG che ricostruisce le storie degli internati. Questa è una cosa molto bella, una cosa molto foucaultiana. Chi era Foucault era quello della storia della follia, era quello di sorvegliare e punire, era quello del potere psichiatrico, un corso al Collegio di Francia o un nome così, oppure degli anormali dell'anno precedente, un volume così, oppure quello di un libricino bellissimo che è stato pubblicato da poco in italiano, che è bellissimo, si intitola La vita degli uomini infami, e che è un'introduzione ad un'opera, quella che doveva essere un'opera poi impedita dalla natura, che ha fatto il suo corso, di un'opera, di una raccolta di vite, di documenti su vite di pazzi. Un approccio microfisico, perché Foucault era quello che non si occupava della critica al potere come potere giudiziario, potere legislativo, potere amministrativo, Parlamento, sovranità, no, il potere era diffuso ed era sopraffazione, era assoggettamento di corpi, era una cosa che riguardava le relazioni personali. Tra me e la mia portiera, cioè la relazione della mia portinaia, voglio dire, può diventare una relazione di potere, può diventare una relazione di sopraffazione, di prevalenza. E la storia degli OPG è una storia di sopraffazione, secondo me. Poi, ma anche paradossale, voglio dire, come si sente l'autrice, mi incuriosisce molto sapere come si sente, glielo chiederei, come si sente l'autrice a parlare, l'autrice di un libro intitolato La pazzia dimenticata. L'unica cosa che criticherei di questo libro è il titolo. Parlare di pazzia dimenticata dentro un OPG mi sembra quasi paradossale. Anche se forse potrebbe non tanto esserlo, perché se la pazzia esiste, forse non è questo il luogo giusto per cercarla. Perché in un luogo del genere si trovano altre cose. Si trova la strumentalizzazione di altri problemi. E la storia degli OPG, dicevo prima, è la strumentalizzazione, è una storia di strumentalizzazioni. Posso andare a ritroso, la prima strumentalizzazione che trovo fu occasionata dalla Corte Costituzionale e dal legislatore stesso, che intervenne su una disciplina fascista, 1930, fascista. Qui siamo in mezzo a tanti vostri colleghi, dove preferite? Tanti nostri colleghi, Gaspare Virgilio, Filippo Saporito, no, Lombroso era un medico legale. Vabbè, pure Mussolini era socialista. Ed è una storia di... appunto, vi dicevo, la prima storia della sezione che si trova, la storia del PG è stata provocata, poi di buone intenzioni classificata la via dell'inferno, no? È stata provocata dalla Corte Costituzionale e dal legislatore, che sono intervenuti a dire, a spezzare una cosa innanzitutto, voglio dire, la equiparazione fascista, la presunzione di pericolosità sociale del malato di mente. Cioè, non bisognava accertare la pericolosità sociale del malato di mente. Se sei malato di mente, come tuo privato, sei una persona socialmente pericolosa. Questo, che stiamo parlando del 1930, no? Stiamo parlando degli anni 70, anni 80. E intervenne la Corte Costituzionale, intervennero la Corte Costituzionale e il legislatore a spezzare un'altra cosa. Cioè, una volta che tu hai applicato 10 anni di OPG ad un internato, l'esame di pericolosità lo puoi fare anche prima. Questa cosa ne parlarono bene i camorristi, per esempio, ne parlò bene Cutolo, che qua dentro c'è stato, voglio dire. Per cui trovi un psichiatra, ti fa la perizia che sei non imputabile e pazzo, e non vieni condannato, ma finisci in OPG. Dopo un po' di tempo trovi un altro psichiatra che dice no, è perfettamente guarito, sta bene, e sei uscito. Trovi un psichiatra che non ci sta più al gioco e gli tagli la testa, perché a uno psichiatra hanno tagliato la testa.
qui vicino, no? Trovarono il corpo nell'abitacolo e la testa dentro la bacinella di una macchina. C'è questa commistione tra potere, il potere psichiatrico di Foucault, voglio dire, non è una favola. C'era questa commistione tra potere psichiatrico e potere vero, che la dice Luca. E la storia di sopraffazione degli OPG è iniziata col fascismo. Al fascismo stava bene una soluzione, stava bene la scuola positiva di Lombroso, perché stava bene una soluzione che ti permetteva di prendere il dissidente, metterlo in una situazione e lasciarcelo finché persone che ci sono rimaste 20 anni, ma non questa storia è storia, è cronaca quasi, 20 anni. So di persone, e Salernitano abbiamo questi due record, queste persone che nel circuito psichiatrico con l'OPG e altre cose sono rimaste 54 e 50 anni. Anche quella è una storia di strumentalizzazione. L'origine dell'ospedale psichiatrico giudiziario, che si chiamava manicomio criminale, è una storia di strumentalizzazione per questioni di selezione sociale. No, la selezione sociale che è orientata all'esclusione del dissidente politico era quella del fascismo, quella dei gulag sovietici. Non facciamo critica soltanto a destra, mettiamo anche un po' di critica anche a sinistra. Oppure è una storia di selezione sociale per un ordine sociale, quello che appunto fa eco, perché è bello, tutto pulito, tutto ordine. Mi ricordo quando entrai nel carcere di Carino, la trovai proprio una bomboniera. Che ordine inquietante. Come un ospedale, come l'ospedale di Salerno non è, cioè l'ospedale di Salerno è una fogna di fronte al carcere di Canimola. È una storia di strumentalizzazione. Allora come si fa ad evitare, è finita innanzitutto questa storia di strumentalizzazione? No, non è finita questa storia di strumentalizzazione, perché le funzioni reali dell'ospedale psichiatrico giudiziario, le funzioni latenti dell'ospedale psichiatrico giudiziario sono molto diverse dalle funzioni manifeste e dalle funzioni apparenti. Entrate in un OPC e voi trovate, pensate di trovarci quello che deve stare in un manicomio criminale, quello che c'è ancora il sangue che grunda per chi ha dato un morso come il conte Ugolino sul cranio della sua vittima. Un folle totale. No, ci trovate persone abbandonate, dalla famiglia innanzitutto, e non è un atto di accusa per le famiglie, perché gestire delle persone che io ho incontrato negli ospedali psichiatrici e giudiziari, una persona che io ho incontrato per esempio a Barcellona a Pozzo di Gotto, mi rende conto che una famiglia non lo può fare, una famiglia lasciata sola non lo può fare, e quindi non giustifico ma comprendo la famiglia che denuncia il familiare per maltrattamenti in famiglia. Chiunque maltratta, che significa maltrattare? I penalisti criticano molto il 572 del codice penale, perché chiunque maltratta significa tutto e niente. Non c'è bisogno di lesioni personali, non c'è bisogno di danno. Chiunque maltratta. E andate a vedere nelle cause di internamento quanti maltrattamenti in famiglia ci sono. Un sacco. Il diritto penale ha le sue esigenze, sono esigenze di certezza. Si possono perseguire esigenze di certezza sulla base di una scienza. Lei prima parlava di dati scientifici, dati statistici. La scienza è falsificabilità, lo diceva Popper, lo dice Popper, perché è ancora attuale. È falsificabilità, perché diceva Popper, la verità non ci appartiene. La possiamo raggiungere, la raggiungiamo, non la possiamo raggiungere, ci possiamo avvicinare alla verità. A piccoli passi, per esclusione, questo è falso, e diceva Popper quasi in modo provocatorio, il merito del progresso delle scienze va a chi ha proposto la teoria sbagliata. Si può costruire certezza sulla base di un rigore scientifico, ma indubbiamente si deve costruire certezza, però quando poi le conclusioni che da una perizia ricava il penalista è una conclusione di 20 anni di internamento in OPG, io qualche problema ce l'ho sinceramente, perché sì, è vero, la scienza
e falsificabilità, però in attesa della falsificazione possiamo fare del male alle persone. E allora la soluzione qual è? La soluzione, qualche penalista lo dice qual è. La soluzione è una riforma del codice penale. Secondo me una prima riforma del codice penale che deve essere fatta deve riguardare i criteri di pericolosità sociale, perché non puoi considerare socialmente pericoloso una persona che non è affatto pericolosa, ma è pericolosa la società che non riesce ad accoglierlo. Andate a vedere tra, non dico 350 che ci stanno adesso, ma 350 che se ne sono usciti fuori, andate a vedere quanti ce ne stavano che erano persone che avevano un unico problema: la mancanza di accoglienza al di fuori di qua. No, mi confondete, se non sono abituato. Sono abituato, posso essere abituato dai miei studenti che fanno capotazio benevolenze, voglio dire, ma non qui. La prima riforma è quella, 133, secondo comma, lettera D, numero 4, non mi ricordo, le condizioni di vita individuale, familiare, sociale, determinano la pericolosità sociale. Le condizioni di vita sociale, cioè le condizioni di una società intorno a te, determinano la tua pericolosità sociale. Adolfo Ferraro, ex direttore di questo PC, organizzò un convegno, pericolosità sociale, società pericolosa. È uno slogan che mi è simpatico, se lo ricorda il comandante. C'ho pure il libro. Io non ce l'ho per lì. Se ne avete una copia me la regalate, per favore, grazie. No, ve la pago. Scherzo. No, che regalare sembra un'escursione. Ma che ne ha dato, però? Non fatta pensare come un'escursione. Io l'ho presentata quasi come un'escursione. Ah, diciamo che l'estorsione è vostra, che se non me la date non mi fate uscire. La seconda riforma riguarda il concetto di imputabilità. Che cos'è questa capacità di intendere e di volere? E che cos'è il vizio totale di mente? Andate a vedere, ho scoperto grazie a Peppenese che il minorato psichico è una cosa che non esiste più. Eppure noi li mettiamo in OPG. Grazie. Salve, sarò molto rapido, mi chiamo Dario Stefano dell'Aquila, scusate le spalle ai relatori, sono portavoce, ero portavoce di una associazione che si chiama Antigone, adesso sono solo presidente onorario, quindi vi posso dire della psichiatria, manicomi, sono il mio campo di ricerca, vi ho pochissime cose, spero non noiose, io il libro l'ho letto. E, innanzitutto ringrazio la direttrice, il comandante degli agenti, gli operatori penitenziari per avermi invitato, per ospitarci, l'autrice che mi ha invitato perché c'è un piccolo precedente, noi questo libro l'abbiamo già presentato a Napoli e avevo delle osservazioni critiche che poi rifarò sul libro. Fermo restando che quando nasce un libro, è sempre come quando nasce un bambino, bisogna sempre mettere un fiocco, poi ognuno decide il colore con cui metterlo, perché un fiocco, un libro è sempre un'occasione di confronto, e mi piace anche quando non sono d'accordo con chi ha scritto il libro, perché le presentazioni in cui tutti siamo d'accordo con tutti ci hanno ucciso veramente la salute, come si dice. E io infatti sono molto grato e rispetterò l'invito, essendo anche diciamo, più caustico dell'altra volta, però vorrei dire cose brevissime. Innanzitutto, dice un vecchio testo sacro, le cose non sono come esse sono, non vediamo le cose come esse sono, ma come siamo noi. Quindi perdonatemi, io vi darò una lettura molto parziale di tutto ciò che è accaduto, perché io sono uno di quelli che da quando si occupa di questi posti non mi ha mai parlato bene. Fermo restando il profondo rispetto per tutti quelli che non da oggi, ma da sempre in questi posti lavorano, qualunque sia il ruolo che hanno nell'organigramma che si occupa di OPG. Passo indietro, la faccio un po' alla Lucarelli, tenete presente Brunotte. 6 dicembre 74, a Aversa, arriva un manoscritto all'apertura di Aversa. Chi, come Nicola Graziano, conosce bene questa zona, sa che era un po' più distante da questo edificio, arriva un manoscritto, un dattilo scritto. Questo dattilo scritto è redatto da una persona che si chiama Trivini Aldo. Veramente si chiamerebbe Aldo Trivini, ma il linguaggio burocratico è prima cognome e poi nome. Trivini Aldo.
6 dicembre 74 Triniando fa giungere un manoscritto di 48 pagine in cui dice, non mi sono qua, l'ho presa lunga ma finisco subito, in cui dice guardate caro pretore, sono Triniando e sono stato internato un anno al manicomio criminale di Aversa. Bel nome, manicomio criminale, poi mi piace, ma io non mi piace, ancora siamo stanno. Sono stato internato in questo manicomio e ho assistito personalmente a un po' di abusi. Non fatti verso la mia persona, ma fatti verso la popolazione internata. E siccome Triminialdo è uno bello, romano e incazzoso, si è segnato tutto, ma tutto proprio quello che gli hanno fatto, esce, contatta anche altri internati, raccoglie la loro deposizione registrata sul magnetofono, gira un video qua dentro di nascosto, fa che si entrava e si usciva all'epoca che questi figli erano una bellezza, e deposita un manoscritto. Nel gennaio del 75, dopo che era morta Antonietta Bernardini nel letto di contenzione in quello di Pozzuoli, la pretura ha un sussulto, dopo che questo manoscritto giaceva un po' su queste scrivanie, come si diceva nella buona pubblica amministrazione, e dice un cacchio, è morta una donna nel manicomio criminale di Pozzuoli, la cosa è su tutti i giornali, il mattino comincia a fare inchieste sul manicomio criminale, abbiamo un'indagine. Ora Lucarelli sarebbe qui con le sagome per raccontarvi tutto il seguito, io faccio la sintesi. Cosa viene fuori dall'inchiesta, dalle perizie mediche, eccetera? Emerge un sistema di abusi, violenze, internati a letti di contenzione, 74 morti in 5 anni, abuso di farmaci dati unicamente a scopo contenitivo, un sistema di violenze che cominciava dalla direzione di quell'istituto che era diretta da uno psichiatra, Guglielmo Ragozzino, via via a una catena di comando. Il processo si concluse in primo grado con la condanna solamente del direttore di un agente e di due o tre agenti. Il direttore poi, come sapete, purtroppo si tolse la vita. Facciamo un salto temporale, Lucarelli lo farebbe molto bene, immaginate altre sagome. Arriviamo nel 2008 e in questo posto viene un comitato europeo per la prevenzione della tortura. Io lo dico perché lo so, lo sappiamo tutti, ma sembra che a un certo punto qualcuno si è svegliato e non uno come me, estremista di sinistra, dice oh cacchio questi posti sono brutti, ah che vergogna, e siamo in quattro di noi. Ma è venuta una commissione parlamentare di un comitato europeo per la prevenzione della tortura, organismo del Consiglio d'Europa che ha potere d'inchiesta su tutte le carceri dei paesi appartenenti al Consiglio d'Europa. Questo comitato viene e fa un rapporto, a parte il comitato per la prevenzione della tortura sono pubblici, non sono segreti, sono in francese e in inglese, però anche uno come me, che è un po' provinciale, li può leggere. E questo rapporto della visita dell'OPG di Aversa dice delle cose che non dice per nessuna degli istituti di pena visitati in questo paese. E non solo, non dice cose che sono assimilabili alla visita dei paesi dell'est per le condizioni del manicomio criminale. E dice cacchio, c'è gente a letto di contenzione per mesi in questo posto. Non c'è assistenza farmaceutica, non c'è assistenza terapeutica, ci sono i letti di contenzione. Questo rapporto ha l'effetto di essere un po' il silenziatore perché deve essere autorizzata la pubblicazione del rapporto da parte degli organismi italiani che lo autorizzano nel 2010. E come sappiamo tutti, lo faccio ancora più breve e più rapido, qui è venuto chi? Non uno come me che non conta un cacchio di barattoli, un'associazioncina di quattro amici e diciamo un cocker. No, il presidente della commissione sull'efficienza e l'efficacia del sistema sanitario, accompagnato non dal gruppetto che di tanti di sinistra che gridavano a morte gli OPG, dai carabinieri dei NAS. Per sentirci dire le stesse cose che ci aveva detto il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, ma soprattutto per sentirci dire le stesse cose che aveva scritto Aldo Trini nel 75. Ora, tutta questa palla esagerata per dirvi che cosa? Che diceva un vecchio filosofo tedesco che c'è una logica interna alle cose che nel momento in cui ne determina la loro nascita, ne determina anche il loro sviluppo. È per questo che noi critichiamo i manicomi, non perché ci piace la mattina alzarci a essere incazzati, no, ma perché in un'istituzione come questa, mettete la direttrice più brava, il direttore sanitario più bravo, mettete le mail come diciamo ufficio stampa, dottoressa, cioè, e questi posti rimarranno sempre posti orribili. Poi possiamo discutere se sono posti più brutti o meno brutti, perché la logica di un'istruzione non, data dalle persone, non è data dalle persone, ma determina il lavoro che quelle persone fanno. Mettete un operatore di notte con 150 internati e quell'operatore, se va bene, risponderà al bisogno di 10 e gli altri 140 aspetteranno. È così. Allora, perché noi oggi parliamo ancora di manicomi criminali? Perché siamo contenti della loro chiusura, ma perché non siamo contenti di come vengono chiusi?
perché i manicomi criminali, gli OPG, oggi sono semplicemente la punta di un iceberg di una questione molto più grande, detto bene nel libro. La questione riguarda la sofferenza psichica, il tema complessivo della presa in carico di una persona che ha un problema psichiatrico, un disagio psichico e che può trovare i servizi di salute mentale chiusi da una certa ora del giorno in poi. Questo su tutto il territorio, dalla ricca Emilia Romagna, diciamo, alla povera Sicilia. Sostanzialmente il progressivo ridursi del welfare fa sì che le risposte che i servizi sanitari danno alle persone sono sempre più insufficienti, sono sempre più di tipo contenitivo. Non sto qui a discutere sulla qualità dei servizi, eccetera, eccetera, non è questo il tema. Mi riallaccio a un punto che del libro non mi piace, a due punti del libro che non, del tema non mi piacciono, e che credo siano importanti, perché la discussione non è solo che perché dobbiamo chiudere gli OPG, che è scontato, ma verso cosa stiamo andando, verso cosa vogliamo andare. Allora, prima cosa, c'è il testo, pagina 19, mi pare. Una citazione sul fatto che il basaglismo nega la malattia mentale. C'è un riferimento a pagina 153, intervista una psichiatra che dice la contenzione è un trattamento medico. Il problema non è la contenzione nei DSM, il problema è l'assenza di diagnosi e cura. Ora, fermo restando che io sono d'accordo sulla seconda parte di questo inciso, il problema è l'assenza di diagnosi e cura, trovo che queste due idee, che sono la base sostanzialmente, diciamo, di un pensiero che dice la 180 ha frantumato un sistema di salute mentale che funzionava dandoci il voto. Io trovo che sia, senza far torto, diciamo, io non sono un grandissimo studioso di Basaglia, ma credo che non sfugga a nessuno che si tratti di una semplificazione del pensiero di Franco Basaglia, che era molto più complessa e sicuramente non ha mai negato, anzi, tutto il movimento nato all'epoca e sulle cui idee è stata costruita la 180 aveva ben altra idea. Semplicemente affermava cosa? Che c'è un diritto sacrosanto della persona essere individuo senza che quello stigma, che sia la malattia mentale o sia la malattia mentale del commesso reato, sia un marchio a fuoco che lo insegua per sempre e che non fa per questo una persona che abbia meno diritti di ognuno di noi. Seconda questione, la contenzione. La contenzione non è certo l'unico problema del Dipartimento di Salute Mentale, ma anche qui è un indicatore. Perché quando si fa la contenzione in un reparto? Quando sostanzialmente non si sa che pesci prendere con una persona. E non si sa che pesci prendere perché non si ha personale, non si hanno protocolli terapeutici, non si ha la capacità di gestire le crisi, non si ha voglia di gestire le crisi. Si hanno tanti di quei problemi in un ASL. Che se io prendo una persona che attacca a un letto e non sono sfortunato come nel caso di Mastro Giovanni che mi muore, che io riesco con pochi costi e poco personale, diciamo, a governare un disagio sociale. In questo senso, e chiudo, scusate mi sono fatta lunga, in questo senso io temo sia importante e fondamentale la chiusura dei manicomi giudiziari, però noi, io tra questi che ero tra i cattivi che gridava allarme, sono bruttissimi, io dico che il problema non sono le mura, il professor Schiaffo citava Foucault parla di dispositivi e dice i dispositivi sono una cosa che tiene insieme un provvedimento giuridico e una pratica, la perizia e la sentenza che tengono prigioniera una persona per tutta la vita, quello è un dispositivo, non sono di nulla che ti incarcerano, e quel dispositivo è un medico e un giudice che dicono tu sarai per sempre pericoloso e non sarà mai in casa tua il tuo posto, ma sarà il manicomio, il carcere, la struttura residenziale. Ecco, il tema non è semplicemente chiudere i manicomi, ma rompere tutti quei dispositivi di internamento che fanno sì che ci siano persone di serie A che hanno un certo tipo di diritti tutelati giuridicamente e delle persone che in una vita non avranno mai. E quindi quello che prenderà posto di questi luoghi, se sarà fondato sulla stessa logica, sugli stessi dispositivi, potrà essere qualcosa di meno brutto, di più dipinto, di più simpatico, ma certamente non sarà qualcosa di meno violento. Anche per questo noi come proposta parlamentare abbiamo chiesto fosse inserito nell'ordinamento penitenziario il potere dei parlamentari di visitare le strutture che prendono il posto di questi luoghi. Questo per mantenere alta comunque, diciamo, una fiammella, non maledire l'oscurità, ma accendi una candela, dice un altro testo sacro. L'importante, ecco, credo che sia tenere a mente questo, e la storia di Trivini ce lo insegna, lo diceva prima Levi, è accaduto, potrebbe accadere di nuovo. Io credo sia il compito di tutti, operatori, militanti, giornalisti, e per questo ben venga il libro, far sì che accaduto ma non si ripeta mai più. Vi ringrazio.
Un attimo solo. Passo la parola, ecco, alla dottoressa Maria Lavese. Dico solo, ecco, una cosa della che non penso che Adriana abbia scritto che la legge Basaglia ha distrutto un sistema psichiatrico che funzionava. Questo. Adesso è molto chiaro, però appunto ci può citare bene. Anche all'intervento della collega che mi ha preceduto per questo, perché vedo che abbiamo insomma delle cose in comune oltre al lavoro sociale. E ritengo che questo libro sia fondamentale per insomma, il momento attuale, non solo in termini di un discorso legato all'ospedale psichiatrico giudiziario, ma anche in termini di discorso psichiatrico in generale, perché l'ospedale psichiatrico giudiziario ha il ruolo di l'onere e l'onore, direi, di rappresentare tutto quello che è il problema della psichiatria in Italia, ma anche negli altri stati, perché insomma è la punta dell'iceberg, come è stato detto prima, come viene detto anche nel libro, perché nell'ospedale psichiatrico giudiziario, oltre a una serie di situazioni, diciamo, dove i reati non sono così gravi come hanno detto i miei relatori che mi hanno preceduto, comunque c'è certamente presente una malattia mentale manifesta. C'è una malattia mentale che è assolutamente apprezzabile agli occhi di chiunque, perché c'è un'alterazione del comportamento. Purtroppo esiste e dobbiamo trattarla. Allora, l'impostazione che ho io è un'impostazione medica, sicuramente ce l'hanno molti altri colleghi intervistati in questo libro. Volevo sottolineare l'intervento e lo consiglio a chi leggerà il libro del dottor Liardo, della dottoressa Palmieri che ci hanno presentato, anche del dottor Stradicò, la dottoressa Rossetto, l'operatrice artista Crescini e la storia, vi prego di leggere la storia incredibile della direttrice di Montelupo Fiorentino, dottoressa Tuoni, che si è auto denunciata per le situazioni indecorose della struttura dove lavorava ed è sotto processo al momento, quindi la sua autodenuncia non ha fatto altro che determinare un processo a suo carico. E poi le storie degli internati, l'intervento di Nese è molto importante. Allora, per cominciare ricorderei la storia della Francia. Liardo è stato molto brillante nel parlare di Marco Aurelio, perché c'è un precedente infatti nella storia della psichiatria di Marco Aurelio, che è il primo che riconosce nel malato di mente una persona non imputabile, perché non in grado di intendere e di volere, intuendo non tanto il discorso della capacità di intendere e di volere come alterazione del pensiero cosciente, del rapporto con la realtà, insomma, percepibile, ma una capacità di intendere e di volere alterata a un livello più profondo, perché voi dovete comunque pensare che se vengono commessi dei reati molto gravi o anche reati stupidi in maniera incongrua, c'è un problema di disturbo del pensiero, di rapporto non con la realtà concreta, soprattutto se il reato viene portato a termine, perché se si riesce a commettere un delitto bisogna essere lucidi, come vedete spesso sulle cronache dei giornali, ma un'alterazione con un rapporto più profondo, in genere con un rapporto più profondo con la realtà che riguarda la realtà umana. Quindi c'è una perdita della propria realtà umana e una perdita della capacità di riconoscere l'umanità dell'altro. In Marco Aurelio, forse, non so, gli faccio un regalo, ma c'è questa intuizione per cui l'intenzione non è tanto un'intenzione magari che sia appunto cosciente, poi si sa che si commette un reato e poi magari non si riesce a mentire come fanno invece i delinquenti, ma c'è un'intenzionalità che potremmo immaginare, cominciare a ipotizzare come inconscia. Quindi aprirei innanzitutto in questa sede anche questo pensiero, no? Esiste una realtà non cosciente, quella realtà umana di cui parlava il collega Russo all'inizio, una realtà fatta anche di non cosciente.
Dopo Marco Aurelio devo citare Pinel, Philippe Pinel, un psichiatra francese che nel 1793, 4 anni dopo la rivoluzione francese, vi ricordo i principi di libertà, uguaglianza e fraternità che ancora fanno parte, o dovrebbero far parte comunque della nostra cultura, e da cui deriva appunto l'uomo moderno, fu il primo psichiatra a liberare un malato dalle catene. E la Francia tiene fede a questa storia proprio distinguendo il malato dal delinquente. Perché in Francia non esistono PG. Io so che voi avete avuto qui, me lo diceva il comandante Mosca, un ospite francese, non so quando, me lo accennava l'altra volta a Napoli, che raccontava che non ci sono io PG, è vero, dal Ban Public del 2006 ho potuto constatare che non esistono OPG, ma esistono gli ospedali psichiatrici. Però che cosa hanno fatto loro? Hanno mantenuto la cultura pineliana, hanno ribaltato il paradigma e hanno fatto in modo che le strutture psichiatriche sono efficienti. Esistono strutture per ricoveri a lungo termine, quindi per situazioni cronicizzate, ahimè, non trattate o trattate senza esito, strutture per ricovero a breve termine per acuti, e all'interno poi di queste strutture ci sono dei reparti appositi per malati che hanno commesso un reato. Quindi ribaltando il paradigma, non è il malato che se commette un reato viene dato alla giustizia, ma il malato se commette un reato viene sempre riconsegnato alla struttura sanitaria che lo tratta in modo diverso perché avrà un problema differente. Quindi procederei dicendo che in Italia il problema è, certo sì, 180, non 180, però ci sono delle zone d'ombra, come dice il libro, riporto sempre la quarta di copertina. Il problema forse non è dove curare, ma come. E mi viene in mente che prima, quando esistevano i lager in Italia, e adesso, quando quei lager non ci sono più, ma non ci sono nemmeno alcune strutture psichiatriche, come molti sanno, che pur manicomi non erano lager, c'erano psichiatri come me, come molti altri, che cercavano di fare del loro meglio e di cambiare il lager, il manicomio e in ospedale, cioè cercava di intervenire come medico sinceramente sulla malattia, e diciamo che in entrambi i casi c'era un'assenza della psichiatria, cioè prima del 180 quando c'era il lager e dopo. Ecco, l'assenza mi sembra un elemento molto importante, perché dall'assenza fisica strutturale, per cui non ci sono luoghi dove curare pazienti acuti, cronici e gli esordi, e ritorneremo qui al discorso della prevenzione che faceva prima il collega Russo, perché al momento in Italia c'è un grosso lavoro, e anche nel mondo, sulla prevenzione degli esordi, che è l'unico modo poi per esaurire effettivamente la necessità degli OPG, perché se tu previeni la malattia non ne viene tanto. E dicevo, l'assenza che si nasconde dietro la clinica e l'incapacità di un trattamento adeguato, l'assenza di una diagnosi che emerge chiaramente nelle cronache giornalistiche, la mancanza di conoscenza della malattia mentale, che forse spesso è una mancanza di coraggio, che rappresenta il peggior segno di stigma verso il malato, perché proprio quando non si ha il coraggio di fare una diagnosi si può sottintendere il pensiero che la malattia è il male, e quindi c'è un'idea di incurabilità che per primo stesso il medico ha, sia il medico diciamo conservatore che vuole opprimere il malato, sia il medico che vuole liberare il malato senza curarlo. E qui la cultura diciamo della 180 non ha fatto bene, perché da vicino nessuno è normale, è un'idea che non libera il malato dalla malattia, ma non consente di identificarla come malattia che sopraggiunge rispetto a una situazione di sanità, non consente la diagnosi e non consente il trattamento nel senso di riportare il paziente alla situazione originaria sana. Noi abbiamo infatti in Italia una posizione teorica molto chiara su base medica circa la realtà mentale, cioè si parla dei volumi teorici che hanno per autore un esperto tra l'altro di manicomi che cominciò la sua carriera proprio cercando lavoro da un manicomio all'altro e cominciò nel manicomio di Venezia alla fine degli anni 50 e poi passò alla comunità di Padova all'inizio degli anni 60 e poi da Biswanger nella clinica di Kreuzlingen
a cui si deve proprio la cultura esistenzialista di cui si parlava prima. E questo autore, che è il professor Fagioli, ha teorizzato un'impostazione fisiologica della realtà mentale che permette a noi psichiatri di intervenire in senso terapeutico, perché se noi sappiamo appunto come funziona una mente e che l'origine delle persone non è pazza, ma ai limiti si può pensare che è irrazionale, ma non distruttiva, malata, tutto al contrario, c'è una realtà di fantasia sin dalla nascita che bisogna ritrovare. Infatti la collega, quando parlava di carica vitale che bisogna ridare al paziente, in realtà se si potesse trasformare questo principio in una teoria, appunto una posizione teorica più chiara, andiamo a vedere che quello che accade ai nostri malati quando uccidono o quando comunque si ammalano anche prima ancora di uccidere è proprio questa perdita di vitalità. Qui quello che resta è una, come se fosse una cancellazione di se stessi, cioè si crea un vuoto interiore per cui si perde il rapporto affettivo con gli altri e c'è bisogno proprio di un medico che gli restituisca questa vitalità perduta. Una vitalità chiaramente che è stata perduta durante la vita, dopo la nascita. E se in medicina, diciamo, abbiamo delle infezioni che determinano la malattia piuttosto che dei traumi fisici, dobbiamo considerare che oggi non esiste lo schizzococco o il depresso cocco, no? A meno che, non lo so, qualcuno di voi ne sappia qualcosa, ma non mi pare. Per cui dobbiamo pensare che ci siamo nel rapporto interumano. Se un rapporto interumano determina una malattia che comincia prima del comportamento, quindi probabilmente nei sogni, probabilmente nel pensiero che non è cosciente, dobbiamo immaginare che ci si possa guarire attraverso un rapporto terapeutico con il medico. Ora, non voglio prendermi troppo tempo e non dirò moltissime cose, potete trovarle anche sul sito della casa editrice, perché appunto per chi non c'è nel primo episodio, diciamo, del nostro incontro, potrebbe guardare il video sul sito della Sinodo Audizioni e ai limiti appunto ricongiungersi sia a quello che dicevano i relatori che mi precedevano che a quello che sto dicendo io. Avevo portato un caso clinico che non dirò, però è importante che si consideri che bisogna creare una continuità terapeutica tra il lavoro che si fa all'interno dell'OPG, cosa che è già accaduto qui ad Aversa, che accade ancora, è accaduto, io so, in base a pazienti che ho seguito qualche anno fa, che avevano seguito la terapia di gruppo, una psicoterapia di gruppo qui con la dottoressa Bianchi, che parla di prevenzione, ha scritto anche un capitolo del libro, e sono pazienti che hanno continuato a essere trattati grazie a me o altri colleghi che come me credevano o sapevano meglio che è possibile curarsi. Diciamo che al di là di questo discorso clinico va sicuramente posto un pensiero sul cambiamento. Ecco, il collega parlava di cambiamento. Il cambiamento deve essere un cambiamento culturale prima che un cambiamento strutturale, perché le modifiche si fanno prima con le persone che abitano i luoghi, che poi sono gli autori che modificano i luoghi. D'altronde, insomma, se noi non siamo più nelle caverne, perché evidentemente c'è stato un movimento, una fantasia di qualcuno che ha deciso che la casa se la voleva costruire e quindi evidentemente ha creato un luogo. Per cui spesso noi ci nascondiamo dietro un dito pensando di poter cambiare una struttura senza poter cambiare invece il pensiero delle persone che lavorano in questa struttura. E questa riqualificazione auspicabile per questa struttura o per altre consiste in questo, ci vuole un cambiamento culturale che sia finalizzato a capire e a sapere che è possibile trattare la malattia mentale. È necessario combattere quindi una mentalità propriamente religiosa, a volte filosofica, a volte anche di filosofi comunque notoriamente come dire, apprezzati. Foucault, per esempio, diceva che la schizofrenia è la massima espressione della libertà umana, invece purtroppo devo dire che non è così. E noi psichiatri dobbiamo studiare insomma queste cose, io ho letto diverse cose, ma purtroppo non funziona così. La schizofrenia è una patologia e tra l'altro la percentuale di delitti
compiuti da malati di mente, generalmente compiuti, è del 17%, al momento va dall'11 al 17%, e secondo studi di letteratura internazionale, ed è, sono delitti compiuti da pazienti affetti da schizofrenia paranoidea. Quindi la cosa non funziona in questo modo, è semplice, è un po' più complicato per i medici. E tra l'altro lo stigma, diciamo, qui l'articolo che qualcuno se lo vuole vedere, è peggiorato a causa dell'aumento di percentuale dei delitti efferati compiuti da pazienti psicotici, perché la popolazione generale, l'opinione pubblica, se vede che ci sono continuamente delitti compiuti da malati di mente, chiaramente pensa la psichiatria non funziona e la malattia mentale è un male incurabile. Al convegno della società italiana, scusatemi, di psichiatria, l'ex presidente della American Psychiatric Association, Mario Mai, ha detto che noi psichiatri dobbiamo assolutamente fare qualcosa, perché l'opinione pubblica non è dalla nostra parte. Dobbiamo chiederci che cosa sta succedendo, perché aumenta la prescrizione di farmaci, ma non aumenta assolutamente l'efficacia terapeutica. E noi dobbiamo prenderci una responsabilità di questo e capire perché questo accade. Allora, io direi che dobbiamo, andando un po' nello specifico, dobbiamo innanzitutto recuperare la psicopatologia e quindi saper vedere quando esiste la schizofrenia, che per fortuna da Bloyer nel 1911 è stata sostituita all'edizione di Demenzia Precox, che voleva una concezione di tipo neurologico e organico della malattia mentale. E invece schizofrenia vuol dire proprio scissione, no? Da schizein, che è una di greco, appunto, scindere, riportando proprio questa idea di scissione ideoaffettiva, cioè di separazione tra pensiero e affetti, perché c'è questa perdita degli affetti che vi dicevo a livello più profondo. Allora, con il recupero della psicopatologia è possibile una diagnosi, è possibile pensare anche ad un trattamento. Il trattamento deve essere integrato, cioè che vuol dire trattamento farmacologico, ma non a dosi elevate che determina poi una contenzione, questa è l'ipocrisia, no? Perché poi chi non contiene bombarda i pazienti di farmaci, per cui la contenzione chimica dice no, ma io il paziente non l'ho contenuto. No, invece l'intervento, anche apparentemente lesivo, deve essere fatto in un certo modo. Cioè, se io, non lo so, prendo una persona, gli do un pugno perché si vuole buttare dalla finestra, gli sto salvando la vita, quindi non sono violenta. Allora, se va fatta la contenzione, va fatta in questi termini, dove va fatto anche un discorso chiaro col paziente, perché va riportato alla realtà, va fatta in termini di legge che però, ecco, in questo caso dovrebbe andare incontro al medico, perché un trattamento medico, questo lo dice anche nel libro il dottor Riggio, non esiste che non si può fare oltre un certo termine perché lo dice la legge. Un medico che ha alla autorizzazione a ledere, se ne prende la responsabilità civile, ma soprattutto penale, direi, chiedo scusa, deve poter agire sul paziente, deve incidere sulla pelle, deve poter contenere il paziente se lo ritiene opportuno, per quanto lo ritiene. Chiaramente non ci deve essere un'assenza, cioè va monitorata la pressione, va monitorata la respirazione, la nutrizione, questo è chiaro. Lì c'è un problema poi penale dei medici che non hanno seguito il paziente. Però la contenzione deve avere questo tipo di idea, cioè io ti fermo nel farti male, e anche il farmaco non deve essere dato se non necessario, e i dosaggi spesso vengono dati, ascoltatevi bene perché questo è importante, a dosaggi terapeutici che determinano una saturazione completa dei recettori, per cui non efficacia nemmeno dell'aspetto sintomatico, che è quello per cui servono sostanzialmente quei farmaci, perché non curano ma sono sintomatici, e dando effetti collaterali. Allora, alla terapia farmacologica, che va fatta in maniera onesta e a limiti se non funziona si fa la contenzione in maniera onesta, va somministrata la psicoterapia, perché se il problema poi a monte è psichico, avete tutti sentito parlare di abusi, lo diceva prima gli autori che mi precedeva, di trauma psichico, è che il problema della malattia è che sopraggiunge per una relazione, un rapporto che è andato male, con dei traumi addirittura fisici, tant'è che lo studio internazionale ci dimostra che chi commette un reato, che è una minima parte, comunque siamo sempre nell'11% dei pazienti psichiatrici sono violenti e commettono reato, in questa percentuale
quasi il 90% ha subito abusi che sono stati registrati. Quindi è chiaro che anche lì alla violenza fisica non ci arrivi se non l'hai subita, e questo va considerato. Però io voglio essere ancora più, come dire, osè, diciamo così, e voglio dire che nella malattia mentale c'è una distruttività, che non è una distruttività fisica, ma è psichica, per cui l'altra persona viene ridotta al nulla, per cui poi per questo si può arrivare ad uccidere. Ricordiamoci la Franzoni. Vi ricordate che quando il corpo di Samuele era a pochi metri da lei, arrivò il marito e lei disse: ne facciamo un altro? Cioè, come un bicchiere, si rompe un bicchiere che mi piace tanto e dico: va bene, compriamo un altro? C'è lo svuotamento completo della realtà umana. Quello è il problema del paziente psichiatrico. E ha perso se stesso, si deve ritrovare. E questa perdita, questo annullamento, come diceva Gioia, della realtà umana, va assolutamente combattuto con l'intervento psicoterapeutico. Cioè va integrato la psicoterapia, che è terapia principe della malattia mentale. Non dobbiamo dimenticare che malattia del pensiero. Non sono documentate lesioni organiche, soltanto ipotesi di alterazioni funzionali che potrebbero essere un correlato biologico, così come aumenta la pressione arteriosa se uno è emozionato, non è che prima gli aumenta la pressione e poi si emoziona, cioè se si emoziona gli aumenta la pressione arteriosa. Su questo insomma siamo tutti d'accordo. Perché non si fa anche la psicoterapia? Non si fa che serve. Esatto, la psicoterapia, esatto. Perché non si fa? Io ti posso dire che non si fa perché non si conosce o non si vuole conoscere questa realtà mentale più profonda, perché abbiamo comunque un grosso condizionamento culturale su base religiosa o filosofica. E poi se ci vogliamo mettere il carico davanti, e qui so che rischio il linciaggio, abbiamo una cultura psicanalitica che ci ha fatto pensare che la realtà non cosciente è perversa e quindi ai limiti va contenuta con la psicoterapia. Quindi, anzi, con la psicanalisi, poi abbiamo visto insomma che non sono sogni, come ci testimonia il famoso in treatment adesso nelle reti Sky, insomma. Per cui quello che voglio dire è che bisogna cambiare il paradigma culturale di base sulla realtà umana non cosciente. E io sono convinta che la teoria della nascita apre una finestra, perché poi un medico l'ha scritta, insomma, non è che io dire uno si è alzato la mattina e ha detto adesso mi invento una cosa. È una base clinica, una base medica. E per concludere, direi, poi vediamo se c'è tempo per il dibattito, che il sintomo cosciente è un sintomo che segue quello non cosciente, se è il sintomo comportamentale allo stesso modo, cioè tutto questo, c'è una, come dire, una reazione a catena che arriva fino al passaggio all'atto. Si scatta un annullamento inconscio dell'umanità dell'altro, che non è più riconosciuto come tale. E per la perdita della vitalità fisiologica della nascita, a causa di un rapporto patologico, soltanto un rapporto terapeutico può restituire al paziente quello che ha perso e far sparire la sua anaffettività inconscia, per ritrovare pian piano la propria umanità. Bisogna fare il lavoro per il reale interesse del paziente, non per quello che noi crediamo, soprattutto in genere a priori, per condizionamenti culturali, che vada bene per lui. E poi strutturare un intervento differenziato ai pazienti OPG, che adesso sono gli OPG, a domani magari non ci saranno, sulla base dell'età, con una particolare attenzione ai ragazzi, perché non provare a curare un ragazzo che ha la possibilità di cura è un delitto. E lo psichiatra che esclude la possibilità di cura diventa purtroppo un criminale. Grazie. Adesso vi passerei la parola all'autrice e poi decidiamo se fare un altro giro di domande. Poi c'è qualche domanda, non chiudiamo magari, visto che è stato denso. Devo rispondere ad alcune cose perché mi sono state fatte alcune domande, quindi rapidamente rispondo. Intanto voglio premettere che l'abbiamo detto tutti e credo che su questo non ci siano divergenze di pensiero né scuole di pensiero, insomma, appunto diverse. L'abbiamo tutti sottolineato, cioè l'ospedale psichiatrico giudiziario è un gran calderone
in cui si sono riversate una serie di contraddizioni e quindi ovviamente la varia umanità che c'è all'interno di questi ospedali psichiatrici giudiziari deve essere trattata e affrontata in modo diverso. Quindi credo che fin dal principio, credo di averlo sottolineato nel libro, ho detto ci sono persone che non ci dovrebbero nemmeno essere, c'è un cortocircuito del funzionamento appunto della nostra giustizia, ci sono persone che vengono letteralmente abbandonate all'interno degli OPG perché appunto magari denunciate dai loro familiari che non sanno come affrontare un problema grosso, insomma addirittura ci sono persone appunto come i minorati che non ci dovrebbero nemmeno essere, insomma categorie non esistenti che poi esistono non si sa come o hanno avuto una loro storia all'interno degli OPG. In questo gran calderone, rispetto al quale io ho avuto, come diceva il professor Schiaffo, un approccio microfisico, mi è piaciuta molto la definizione, perché nessuno me l'aveva bellissima solo questa definizione, io quindi ho cercato di raccontare le storie, sperando che queste storie fornissero appunto un panorama di quello che può succedere all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari. E quindi il titolo francamente mi sembra evidente il significato, perché si può capovolgere a seconda di come noi vogliamo leggere questa realtà. Nel momento in cui l'ospedale psichiatrico giudiziario ha fallito il compito di cura, se per questo compito era stato creato, quindi è evidente che la pazzia dimenticata è la pazzia appunto dimenticata all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari. Cioè io credo che si possa invertire il titolo a seconda di come si vuole leggere la realtà. Cioè io ritengo che se questi ospedali psichiatrici giudiziari sono stati creati con uno scopo, che doveva essere uno scopo tra virgolette nobile, curare, oppure era lo scopo di segregare, cioè noi non possiamo no, dirlo a questo punto, mi sembra evidente che la pazzia dimenticata è la pazzia appunto di chi magari avrebbe bisogno di un approccio terapeutico, di un approccio terapeutico diverso, certamente non l'ha trovato all'interno di questi ospedali psichiatrici giudiziari che forse non hanno, anzi sicuramente non hanno adempiuto ai loro doveri di cura. Devo dare un'altra risposta sul discorso della pericolosità sociale. Allora io sono assolutamente d'accordo sulla necessità di modificare gli articoli relativi alla pericolosità sociale. Credo che, insomma, non lo devo dire io, che si tratta appunto di norme inadeguate. Però attenzione, attenzione a come si vanno a modificare queste norme. Durante il dibattito all'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, la professoressa Russo, criminologa dell'Università di Catania, sottolineava che non si deve più parlare di pericolosità sociale, ma di persone a rischio in un determinato contesto. Eppure questa potrebbe essere una lettura. Certamente la pericolosità, e qui sono d'accordo con la dottoressa Polese che l'ha sottolineato, la pericolosità non è un elemento intrinseco, cioè la pericolosità è qualcosa che può, diciamo, scaturire da una violenza legata alla malattia, che è una violenza molto spesso psichica e che può trasformarsi in una pericolosità per se stessi e eventualmente per gli altri. Sul sociale quindi discuterei, perché magari appunto dipende dal contesto in cui questa persona viene inserita, quindi si tratta non solo eventualmente di modificare le norme del codice, ma forse anche di adeguare i termini, perché alcune volte forse i termini possono anche diventare sostanza. Vado rapidamente, e cioè credo di non aver mai detto che la legge 180 ha disgregato un sistema che funzionava. Questo forse ho detto alcune cose sulla 180, cioè mi permetto di confermare che ho dei dubbi su come forse poi la 180 magari è stata applicata o anche interpretata col trascorrere del tempo, perché credo che tutti siamo consapevoli del fatto che ci sono pensieri che nascono con un intento e con un'applicazione anche pratica per certi versi e che poi no, arrivano a determinate conclusioni. Allora quello che io ho criticato della 180, forse non sono stata sufficientemente chiara nell'esprimermi, insomma, quindi questa è anche un'occasione di chiarimento, è che in alcuni casi si è voluto, a mio parere, negare che non solo la malattia mentale esiste, ma ha in sé anche una certa dose di pericolosità nel momento in cui appunto quella violenza psichica può trasformarsi
in una violenza fisica. E mi colpisce e credo che vada letta con molta attenzione la prefazione della dottoressa Holmberg, dove dice: a forza di aver paura, e questo è stato un pensiero forte insomma della 180, quando ha detto non dobbiamo, no, puntare l'indice contro una persona che è malata, perché la persona che è malata, cioè, però attenzione, dice, sottolinea la dottoressa Holmberg, che per fare in modo di raccontare, no, queste persone come persone così angeliche, abbiamo in qualche modo dimenticato che in alcuni casi c'è anche una pericolosità sociale, che, pericolosità non sociale, ma pericolosità per se stessi e per gli altri, che in qualche modo non solo va contenuta, ma va affrontata. Quindi quando si vuole cancellare uno stigma, alcune volte si può ottenere, secondo me, l'effetto contrario. Però insomma, sono opinioni, ecco, possiamo stare qui a discutere fino a che vogliamo. A me quello che interessa, e voglio dire anche un'altra cosa sul ruolo del medico e sul discorso delle istituzioni. Dell'Aquila sottolineava, se mettiamo 10 persone, insomma 15 persone all'interno di una istituzione, proprio perché è un'istituzione, la logica delle cose volge in un certo modo. Io non sono del tutto d'accordo su questo, perché appunto ritengo che la forza del pensiero, la necessità di cambiare le istituzioni, sia proprio una grande battaglia che gli esseri umani possono compiere anche contro la logica ferrea delle istituzioni e anche contro strutture che in qualche modo possono essere strutture distruttive, no? E questo è vero, cioè una struttura come l'ospedale psichiatrico giudiziario è una struttura distruttiva nel momento in cui annulla i bisogni delle persone, non riconosce le storie dei singoli, non pensa a una terapia per i singoli, non cura e quindi in qualche modo, no, contiene esclusivamente il problema. Ma il problema non è quello dell'istituzione, il problema è quello appunto delle persone che all'interno di queste istituzioni probabilmente non hanno trovato un pensiero e un metodo per affrontare quel grande tema, che appunto il grande tema della malattia mentale. Spero di essermi spiegato insomma in modo sufficientemente chiaro. Detto questo, nessuno nega, no, perché c'è grande dibattito, e qui insomma abbiamo anche, come dire, un po' sfiorato, perché altrimenti rischieremo di ripetere cose antiche, insomma il potere del medico, il medico che può sbagliare, ma chi nega che un medico possa sbagliare? Cioè può sbagliare un medico del corpo, può sbagliare un medico della mente, cioè io credo che nessuno debba mai avere la pretesa, no, di avere la ricetta giusta per curare. Il problema è trovare appunto il metodo per curare, e il medico può fare anche grandi danni, cioè io stessa credo di avere, come dire, un terrore proprio cieco, insomma, nel momento in cui ci sono medici che ti si siedono davanti e ti misurano solo in base alle dosi di medicinali che possono somministrarti. C'è adesso un film che arriva sui teleschermi, no? In cui c'è addirittura un film americano in cui si parla proprio dei possibili, si chiama proprio effetti collaterali, in cui si fanno poi delle tesi un po' fantascientifiche, perché è un film americano in cui comunque si sottolineano i rischi, appunto gli effetti collaterali di farmaci che vengono somministrati da medici, i quali pensano di avere soltanto il potere e l'autorità per somministrare farmaci, quindi in qualche modo non svolgono il loro dovere. Vorrei chiudere, perché poi spero ci sia magari qualche domanda. A me quello che sembra importante, al di là del grande dibattito insomma, sulle scuole di pensiero, è che, come sottolineava all'inizio, un percorso ormai è stato aperto, un percorso ormai è stato avviato, cioè noi ci dobbiamo arrivare alla conclusione di questo percorso. Quindi forse più che guardare al passato, cioè a ciò che è stato l'ospedale psichiatrico giudiziario su cui tutti concordiamo, e quindi forse non ha nemmeno molto senso, qui mi permetto io di essere critica e battibeccare un po' con dell'Aquila, visto che insomma ci siamo simpaticamente battibeccati anche a Napoli, cioè io mi permetto di sottolineare che forse non ha nemmeno più tanto senso insomma raccontare la storia, anche se io mi accenno nel libro di Trivini, della Rita Bernardini, cioè siamo tutti arrivati alle stesse conclusioni, cioè ci siamo arrivati, finalmente siamo arrivati alla conclusione che in questo paese non ci devono essere più gli ospedali psichiatrici giudiziari. Quindi cerchiamo con le forze in campo di lavorare affinché 1° aprile del 2014 non si trasformi in un pesce d'aprile.
perché io non sono del tutto sicura che quella norma che non esclude ma allo stesso tempo non consente l'apertura di strutture convenzionate con il privato non venga in qualche modo tirata fuori. Cioè mi veniva raccontato dal direttore, ex direttore dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, il dottor Calogero, che qualche tempo fa è stato chiamato a fare una supervisione su una struttura già esistente sul territorio, una piccola struttura che poteva essere adeguata alle necessità appunto della nuova legge, quindi in grado di ospitare non più di 20 persone, insomma. E nel suo tentativo, insomma, di far approvare questa struttura, visto che già c'è, dice, c'è sul territorio, sono subentrate una serie di interessi di carattere anche politico, di carattere economico, per cui ci sta detto no, quella struttura non va bene, ne dobbiamo costruire altre due un po' più in là. Allora, ci sono tanti interessi in gioco, no? Sui quali forse è opportuno vigilare, perché potrebbe accadere che quei famosi soldi, 180 milioni di euro, che già appunto sono stati ridotti, se non sbaglio l'avevamo detto anche l'altra volta, per costruire nuove strutture, arrivino poi dei pauperati e non rimanga più niente per avviare quel percorso che è importante, che era quello relativo alla formazione del personale, sul quale non mi pare che si stia facendo al momento moltissimo. Ora è chiaro che le singole realtà regionali insomma, sono diverse l'una dall'altra, però almeno nel piccolo giro che ho potuto fare nuovamente presentando il libro, non mi pare che si sia mosso qualcosa di concreto su questo piano. C'è qualche domanda? Volevo aggiungere rapidamente una cosa, passo la parola al collega Nese che voleva aggiungere qualcosa. Per quanto riguarda la legislazione e quindi anche la chiusura di ospedali psichiatrici e giudiziari, cioè, che non sia però la ripetizione di quello che è successo dopo la legge 180, perché non ci dimentichiamo poi che dal punto di vista statistico non risulta un calo della mortalità dei pazienti psichiatrici dopo la dimissione e molti di questi pazienti anzi sono morti. Cioè, lo dice anche nel libro, nel primo mese e mezzo dopo la 180 ci furono 150 pazienti morti per suicidio, per freddo, quindi sotto un treno, solo nel primo mese dopo la chiusura dei manicomi. Cioè, ci deve essere un'intelligenza nel chiudere l'OPG, che non è quella della sala operatoria che non funziona e la chiudo, e il paziente muore per strada e non viene operato, che è il problema anche che ci davo prima circa la necessità di limitare il trattamento sanitario obbligatorio, premesso che il medico che lo fa in maniera inadeguata è perseguibile per legge, se incompetente, negligente o direi incompetente, negligente perché in perizia è poco, è un limite che non si può dare. Immaginate che un paziente cardiologico ricoverato in unità coronarica che dopo una settimana deve per forza essere dimesso, e soprattutto considerando che il paziente psichiatrico chiaramente è un paziente che si oppone alla terapia, a differenza del paziente cardiologico, per un fattore autodistruttivo intrinseco della sua malattia. Quindi io, come dicevo prima, se gli devo dare un pugno per non farlo ammazzare, io glielo do e non penso di essere violenta. Se no sono disposta ad andare a magistrato. Ma io credo che forse non c'è bisogno di un microfono, la suggestione di Francesco. Ah sì, perché è stato registrato, sì, sì. Poi lo diciamo, si può rivedere nel no, senso. No, credo che poi c'è il presidente Francesco e non so, un altro doveva fare la tutorizzazione, nel senso che esattamente perché è necessario ancora intervenire sulla cultura e l'intervento è tanto più efficace quanto più c'è una reciproca contaminazione. Francesco Schiaffo faceva l'esempio dei minorati psichici, no? Che è una realtà, poi deve e poi lui è certamente più in grado di me di intervenire, di evidenziare una aberrazione delle norme e dei dispositivi, perché anche lì c'è un dispositivo che fa sì che si che vada in un PG che non ci deve andare. Sì. No, ma ci sono tante altre cose che sono specifiche. Allora, ieri pomeriggio a Caserta c'è stato un convegno dell'azienda
dove ci sono stato anch'io e ho ascoltato una cosa che mi ha colpito, di un collega che si occupa del registro dei tumori di questa provincia. Collega che conosco e che ha cominciato con, io volevo far vedere questo, in realtà ho buttato altre cose, una diapositiva, morte non è uguale a malattia. Cioè, e ha fatto vedere, lo dico perché il dato che Daniela Paese ha presentato, beh, io vi invito ad andare a cercare tanti altri, e sicuramente è un'affermazione sulla quale io non concordo per quello che conosco, ma si può verificare. La letteratura è fatta di tutto e del contrario di tutto, quindi io intendo chiarire che non esiste, per quella della mia conoscenza, poi uno si informa, una evidenza scientifica, statistica di una maggiore prevalenza nella commissione di reati da parte di persone con patologia mentale. Allora, io quello che ho sentito, lo sarebbe ritornare, è la seconda volta, quando associare la schizofrenia paranoidea alla commissione di reati. Non è una maggiore prevalenza, che questo è un dato importante. Certo. Cioè, tra il 1900 e il 1950 c'era una percentuale di reati commessi da malati di mente affetti da psicosi tra l'1,7% e il 3,6%. Nel 2000 la percentuale è aumentata, però è sempre un meno, perché chiaramente siamo passati al 7% di diritti totali. Però ancora di più questa comparazione tra epoche e... Scusami, sui diritti totali, no, per precisione, sui diritti totali, mentre invece dei malati di mente solo l'11% è violento, quindi sono due proporzioni diverse. Allora, intanto... è stata chiara. Vabbè, qua non ti si vede, però voglio dire, allora, bene, perché voglio dire, questo consente di capire una cosa. Vi faccio questo esempio del registro dei tumori che è indicativo. Tumore della mammella. Culturalmente tutti sono ben disponibili, oppure già hanno dentro l'idea che se la mortalità diminuisce, il rischio di malattia diminuisce, è minore. Nel caso dei tumori della mammella, l'andamento della mortalità, non voglio dire che è precipitato, ma è in costante discesa da qualche decennio. Chi si occupa invece della malattia, del tumore della mammella, non è interessato più di tanto alla mortalità, almeno non finisce lì l'interesse, è interessato alla malattia e quindi cerca di indagare e studiare la prevalenza. Allora si vede, se immaginate un grafico, questo è l'andamento della mortalità per tumore della mammella negli ultimi decenni, questo è l'andamento della malattia. Cioè, allora, parlare di due fenomeni diversi, il cui rapporto esiste sicuramente, ma è multivariato e complesso, perché anche dire, perché più analisi, faccio questo esempio, è fuori un po' da quello che ci raccontiamo, ma il riferimento è malattia, certi tipi di malattia, reati. Perché è diminuita la mortalità? Beh, la mortalità è diminuita perché è aumentata la capacità di intervento terapeutico, perché è aumentata la diagnosi precoce, ma questo è lo stesso motivo, soprattutto l'aumento della diagnosi precoce e l'aumento anche delle tecniche diagnostiche, che fa sì che la malattia sia aumentata in termini di incidenza. Okay. Però questo non significa l'unica cosa che invece appare, cioè che nel tempo c'è stata una variazione, perché la malattia molto probabilmente c'era 20 anni fa come c'è ora, solo che non la si riconosceva e non si poteva intervenire. Quindi interessa molto più il processo. In questo caso, assumendo e avendo chiarito che la percentuale di pazienti psichiatrici che commettono reati è più bassa della percentuale di commissione reati da parte delle persone senza patologia psichiatrica, nell'ambito, veniamo nello specifico, dei pazienti di una sottopopolazione diagnostica, di un contesto assistenziale o pseudotale, intanto, ripeto, ho detto prima, qui noi non sappiamo
nulla, ma assolutamente nulla, neanche quello che potrebbe, si potrebbe sapere dei reati. Quanti sono? Non esiste, se non almeno localmente andando a cercare, e neanche lì in maniera esaustiva, qui non c'è. Un elenco di tutti i reati fatti dalle persone che stanno qui, non ci sta, non ci sarà mai. Meccanismi e dispositivi dell'istituzione, qui ci sono le persone, non credo che sbaglio, non c'è neanche l'ordinanza, la motivazione che la segue il paziente dopo non so quanti mesi, cioè il motivo per cui la persona viene qua non lo precede, lo segue con grande distanza, figuriamoci queste specificazioni. Quindi noi dovremmo chiederci, anche se ci fosse un'evidenza del genere, sì, ma perché? Qui non lo si può fare, o comunque nei pazienti che sono qui tutte le condizioni di l'assistenza, come sono stati assistiti, da dove vengono, la famiglia, in un insieme di servizi che a dispetto della 180, contro la legge, oggi no, ieri ancora di più, e sono esperienze di miei vicini di casa, di fronte a persona che ha una condizione patologica chiara, segnalata dai familiari, quanti servizi ancora dicono no, se non vuole io non posso far nulla, e se si continua a insistere, ma se proprio vuole, e beh, gli faccio anche se o no, perché quello dura 7 giorni, e poi anzi deve stare anche attento, perché poi c'è la collega che l'ha fatto ricoverare, ma questo forse l'unica cosa che può fare è denunciarlo. Denunciarlo, perché poi lì si può fare, no, lì si può fare. Allora, se questa non è, questo non ha a che fare con la 180, la 180 non dice che il TSO dura 7 giorni, può durare 700.000 anni, può durare 700.000 anni, impone a garanzia della persona a cui le cui libertà e i diritti sono limitati, che il medico ogni 7, anche prima lo deve fare, è un po' come la misura di sicurezza, la stessa cosa, però lì ancora diciamo funziona un po' meglio. Altra cosa, nella sanità, nei servizi sanitari, nella salute mentale, pericoloso per sé e per gli altri non esiste più, non c'è. Lo dico ad Adriana con grande affetto, no? Questo per dimostrare come molto spesso, anche quando si è molto attenti, questo non c'è, è pericoloso dirlo, non c'è più. La legge 180, tra le tante cose, ha operato questa trasformazione. Prima si interveniva perché si era pericolosi per sé e per gli altri, dal 1978 si interviene per un bisogno di trattamento, di intervento assistenziale, una condizione di patologia tale che impone quegli interventi che il paziente rifiuta e che non possono realizzarsi in ambito del resto ospedaliero. Dico altre due cose e poi passo. Cosa? No, nella sanità no. No. Allora, però stiamo parlando di un altro ambito. Perché prima stavo parlando di pericoloso di per sé gli altri, per se stesso e per gli altri, in pratica da solo esisteva prima nella normativa sanitaria, da solo come concetto non esiste più neanche in quella residuale della giustizia, perché in realtà prevalgono molto di più condizioni, come dire, neanche declinate così inadeguatamente di tipo sanitario, bensì prevalgono le altre. Ancora, ora, parlare della sventurata condizione della Franzoni, io non so a che cosa serve, non sta in un PG, nessuno, lo so anch'io, però attenzione, io non mi permetterei mai di ritenere che debba essere un PG, perché ha detto una cosa che ha colpito, credo tutti, me compreso, e da psichiatra la prima cosa che mi è venuta è stata, ma evidentemente questa avrà qualche patologia, sì, non c'è nessuna patologia, ancora. La contenzione, qui c'è l'opinabile, ma io sto dicendo che è opinabile, però un attimo è opinabile tutto, è difficile anche se ci fosse. L'ultima cosa che voglio dire, ma proprio perché tutto questo secondo me
è necessario che lo si chiarisca, proprio perché io condivido pienamente che l'intervento in questo momento deve passare per prassi che hanno un senso per incidere sulla cultura, e con un'attenzione fortissima a quello che sarà dopo. Sicuramente in questo momento al codice penale, nel dettaglio, nei dispositivi applicativi e quant'altro, dando certamente per scontato un risultato che, dico, è qua, come dire, completo qualcosa che ha detto Stefano prima. E devo dire, comunque, io dico questo, lo faccio con grande fatica e fonte di sofferenza. Dà fastidio che si debba lavorare in un percorso così difficile e vedere che arriva qualcuno e prende il lavoro splendido, vi invito a leggerlo, del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, vi invito a leggerlo perché chi lavora in questa azienda sanitaria, intervento del Comitato Europeo è del settembre del 2008, prima della reale del passaggio di competenze all'ASL, in questa azienda sanitaria che in questo momento ha 0,36 persone in OPG, italiani tutti per 100.000 abitanti, ed è un territorio di 1 milione di abitanti, nessuno in proroga, e i 5 che ci sono in questo momento tutti in attesa di essere dimessi, e 2 di questi in attesa che da 8 mesi l'amministrazione penitenziaria istituisca con un decreto, in uno spazio che nel rispetto della legge, questa azienda, queste persone, questa azienda sanitaria, chi è? Queste persone hanno lavorato per 3 anni, qua vicino a Santa Maria Capovete, un decreto che dice quella stanza là lì ci vanno i 111. Stiamo aspettando dal 27 giugno del 2012. E questa è la condizione per far uscire da questo posto, non ricordo se sono uno qui o uno a Napoli, 2 persone. Dico questo, perché poi ho perso il filo su questa cosa. Quella vi invito a leggerla. Chi lavora in questa sa che io e qualcun altro ci siamo curati di prendere tutto quel documento che è corposo nel nostro magro inglese, comprenderlo perché si comprende, e trasformarlo in un programma di lavoro passato al Dipartimento di Salute Mentale a ottobre del 2008, non a marzo del 2010, quando i giornali lo hanno presentato alla Nazione come qualcosa che era successo il giorno prima. Questa è stata la presentazione, dove si evidenziavano delle cose che riguardavano la qualità del lavoro medico legale degli psichiatri, la contenzione, con un dettaglio particolare, è una metodologia di lavoro poi simpatico che la Commissione Marino l'ha presa tutta e ha preso anche, e questo è spudoratamente affermando che poi ha adottato un metodo di azione anglosassone. Cioè, quello è un intervento anglosassone che non fa assolutamente, non si presta a utilizzi strumentalizzati, è corretto, va a chi deve andare, non ad altri, non va ai giornali, va subito al Ministero della Salute, alla Regione, all'azienda sanitaria. La contenzione, allora, c'è, Elisabetta non c'era all'epoca, però c'è ora, l'ero nemmeno, ma c'era, è stata regolamentata. In Regione Campania è stata nel 2011 dichiarata nelle linee guida procedura da non adottare, tranne situazioni motivate e regolamentate. Qui è stata normata, da quando è stata normata, dicendo semplicemente che cos'è? Accettiamo che sia una pratica residuale, si fa così. Si segnala la direzione del dipartimento, si scrive in cartella, si segnala la direzione del dipartimento e il giorno dopo ci deve essere un infermiere costantemente vicino 24 ore, 24, sparita, non c'è più, non c'è, non sai fa. Questo che significa? Significa che qui, quando si parla di contenzione, qui nella relazione finale della Commissione Marino, che come dire, non ha mai inteso parlare bene di luoghi come questo, ben facendo, commettendo soltanto errori, di parlare bene di Castiglione, per si dire che per certi versi è peggio,
dal punto di vista dell'istituzionalizzazione. Beh, ci ha anche messo l'esperienza di questo magrissimo posto nella relazione al Senato, documenta come sia possibile lavorare senza la contenzione. E altre cose credo che le abbiate anche tu. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, ovviamente alla presidenza. No, allora, questo mi dice che io devo essere a maggior ragione breve. Ma lo sarò, soltanto per dire tre cose. Allora, come già l'altra volta a Napoli, io su moltissime cose, delle cose dette, non sono d'accordo. In alcune cose come semplice cittadino di questa città, in altre cose come persona che ne sa qualcosa. Perché io lì, questioni psichiatriche, sono un avventore del bar sotto casa, sostanzialmente, cioè non sono assolutamente nessuno. Però ho troppo rispetto delle persone intervenute, ho troppo rispetto delle persone che sono trattenute fino a quest'ora, ho troppo rispetto di mia figlia che mi aspetta a casa. E non so se per Venese mi ospita a casa sua stasera, no, lo sapevo. Per fare di questa occasione un'occasione di dibattito scientifico. Allora, se volete, io lo farò probabilmente, non sapevo di questa cosa sul sito internet, se compare anche questa serata sul sito internet dell'editore, lo andrò a vedere. Mi invito tutti ovviamente a farlo, però io andrò a vederlo con lo spirito di chi di fronte... Io non sopporto gli ipse dixit, non sopporto queste censure del pensiero, è verità, non la sopporto questa cosa. La scienza è falsificabilità, lo diceva Popper, che era un filosofo della scienza e che poi, guarda caso, è diventato filosofo della libertà. Questo è l'inizio, però. Filosofo del liberalismo. Allora invito a considerare, certo, anche questa affermazione. Andate a considerare con l'affermazione di chi era da lui dice così, però è madre. Dobbiamo vedere, considerate tutto quello che è stato detto, lo dobbiamo vedere, lo dobbiamo verificare. Siccome questa è la presentazione di un libro, non è un congresso, io mi fermo qui su questa cosa. La prossima volta magari organizziamo un convegno, no, io mi attrezzo pure con le note che faccio. Non per alimentare. Può essere più chiaro. Cioè, lo dica. Non sopporto. Cioè, dica quello che non... Allora, c'è un dato, per esempio, che passa spesso come verità, a parte tutte le affermazioni scientifiche, ma c'è un dato che passa spesso come verità, e mai come in questo periodo si può mettere in discussione, che è il dato statistico. L'unico che aveva i dati statistici giusti prima delle elezioni si chiamava Silvio Berlusconi. Tutti il resto hanno sparato cazzate, perdonatemi il francesismo. Magari mi censureranno adesso sul sito, perché ho scoperto di essere stato censurato da Radio Fuori Onda per aver citato Shakespeare, laddove Shakespeare dice: sono stanco di svuotarmi l'anima come una puttana con le parole. Mi hanno censurato la parola puttana, c'è cioè un bip sul sito di Radio Fuori Onda. Non hanno censurato me, hanno censurato Shakespeare. Va bene. Allora, consideriamo tutto questo con... Prendiamo tutto con il beneficio dell'inventario. Se deve andare a vedere. Una cosa però la voglio dire sui dati statistici. I dati statistici del rapporto tra malattia mentale e criminalità. Il malato di mente commette criminalità. Ci sono due cose che bisogna andare a discutere tutto fino in fondo. Io dico ai miei ragazzi, quando studio con i corsi di criminologia, voi vi dovete chiedere tutto, vi dovete chiedere innanzitutto chi è la persona che vi parla e mettere in discussione innanzitutto la persona che vi parla. Dovete fare come la regina d'Inghilterra, che non può essere toccata, se viene toccata si gira. Chi mi ha toccato? Chi ha toccato il mio pensiero? Chi? Bisogna mettere in discussione tutto. Allora, il rapporto tra criminalità e malattia di mente significa il rapporto tra quello che dice il legislatore nel 2004 ha introdotto l'articolo 544 bis del codice penale, che dice testualmente, cito a memoria come un penalista non dovrebbe fare mai, perché una virgola sposta la libertà della persona, dice testualmente: chiunque cagiona la morte di un animale per crudeltà o senza necessità è punito con la reclusione fino a 6 mesi. La morte di un animale. In quel momento in media ci avevano tempestato di combattimento di cani. Ma la zanzara che cos'è? E l'insetticida che cos'è? È gas. Camera a gas.
Povera zanzara! E che necessità c'è di uccidere una zanzara quando ormai ti ha ucciso, ti ha tutto? Nessuna, quindi chi è il legislatore? Che cos'è criminalità? Vogliamo discutere di che cos'è criminalità e discutiamo pure di che cos'è malattia mentale. Scusatemi, io non sono uno psichiatra, ma a me fa paura una scienza che usa il manuale diagnostico statistico per definire il suo catalogo patologico. Statistico, un indice statistico per definire che cos'è malattia. E leggo delle cose mostruose, io da avventore del bar, leggo delle cose mostruose. La timidezza è diventato disturbo della personalità. Io bambino ero timidissimo. L'ho superata, sì. L'eccentricità è un disturbo della personalità. Cacchio, ma io devo stare giacca e cravatta stasera. Da avventore. Da penalista, io ho un'esigenza, devo rispettare la mia vita, devo rispettare il tempo e l'impegno dedicato a fare il precario, i mal di testa che mi venivano la mattina per dire ma che sto facendo, e quindi devo rispettare l'impegno che ho messo per diventare penalista, per diventare docente di diritto penale. Allora, se io do un pugno a una persona per evitare che questa persona si suicida, io glielo devo dare, ma è in dubbio. È indubbio che io debba uccidere chi sta per uccidermi. Debba, ho sbagliato. È indubbio che io possa uccidere chi sta per uccidermi. Queste cose sono previste dal codice penale, non ha nessuna ragione, non ha nessuna esigenza di disciplina specifica, di nicchia dentro cui mettersi quando psichiatra o altro. Devi fare la contenzione fisica, falla, ma sappi che tu stai realizzando un 630, un 605, una violenza privata giustificata forse, questo poi lo dirà il giudice. Non c'è bisogno di una disciplina specifica per giustificare chi uccide una persona. Ci sono le cause di giustificazione, legittima difesa, stato di necessità, eccetera, eccetera. Non c'è nessun bisogno di una disciplina specifica. Grazie, scusatemi. Io vi ringrazio tutti quanti per questa partecipazione. Volevo dire che sul sito non ci sono censure né bip ed è l'asinotoreedizioni.it, così insomma abbiamo tutti la possibilità di andarcelo a rivedere. Sul manuale, quello che ci dava il professor Schiaffo, anch'io ho un sacco di dubbi, ne parlavamo proprio prima con la dottoressa Corese e pensavamo quasi che andasse bruciato, quindi insomma bisogna intendersi sempre quando parliamo di psichiatria. Però io sono sempre contenta insomma, che si concludano così i dibattiti, perché vuol dire che abbiamo ancora tante cose da dirci, quindi speriamo che ci siano ancora altre occasioni. Grazie alla dottoressa Palmieri che ci ha accolto qui all'ospedale psichiatrico iniziale, per non restarci stanotte però, perché anche se non trovo posto a casa di niente non deve restare qui. Arrivederci. Stavamo sotto a controllare, non mi sembra che quello che volevo dire.
sono interessato a questa.